Buongiorno a tutti, sono stato chiamato l'onore che mi ha dato il professor Antonova di presiedere questa giornata della 17ª Scuola di Alta Formazione che quest'anno promuove il Convegno Internazionale di Studi sul 1915, maggio radioso o colpo di Stato. Dicevo che è un vero piacere di essere stato invitato a presiedere il professore perché i legami tra la Scuola Militare di Nunziatella, l'Associazione Ex Atene di Nunziatella e l'Istituto presieduto appunto dal professore Mova, che è il coordinatore, e sono legami molto stretti. Il professore ogni anno è a Napoli per incontri presso gli istituti italiani di studi filosofici e non si trascura occasione perché contestualmente presso la Scuola Militare di Nunziatella nell'aula magna dedicata a Francesco De Santis tiene sempre un incontro con gli allievi sempre sui temi di grande attualità e quest'anno appunto l'incontro si è centrato sulla Grande Guerra che il professor Anzi è stato nel novembre dello scorso anno per essere santo. Contiamo ovviamente di averlo anche adesso al prossimo incontro. E la Grande Guerra che ha visto anche un forte apporto della nostra istituzione, appunto della Nunziatella. Nel 1914 muore il generale Pollio, che è capo di Stato Maggiore dell'esercito italiano, morte anche a quanto misteriosa forse, che in qualche modo era stato ex allievo della Nunziatella, e il fatto che più direttamente ci riguarda come riferimento alla Grande Guerra. L'anno successivo, il 15 appunto, la guerra che è dichiarata dal Re d'Italia, Vittorio Emanuele III, che è stato allievo della Scuola Militare di Nunziatella nel 1881-84, quindi diciamo abbiamo poi come scuola dato un contributo significativo alla Grande Guerra, 8 medaglie d'oro, 65 medaglie d'argento, numerosissimi caduti. Quindi essere chiamato come oggi a partecipare a una giornata che ricorda quei momenti radiosi è motivo di grande onore. Quindi iniziamo con il convegno. Quindi il primo degli intervenuti è primo intervento del professor Claudio Surner sull'accordo di Londra con fini naturali e progetti imperialistici. Grazie a tutti quelli che hanno consentito questo convegno con il professor Mova e grazie ai presenti. Confini naturali e progetti imperialistici. Nel memorandum di Londra si sente se parlo così? No? Allora, ora si sente? Confini naturali e progetti imperialistici. Nel memorandum di Londra, che viene presentato dall'Italia, Gran Bretagna, Francia e Russia, e sottoscritto il 26 aprile del 1915, ci sono due linee guida che vengono rappresentate dagli articoli 4 e 5 da una parte, l'articolo 4 persegue i confini naturali d'Italia, a nord del Trentino Alto Adige, che viene correttamente definito nel memorandum sottotitolo questa rappresentazione ufficiale, e a nord-est per la Venezia Giulia. Vedremo come poi questi confini non saranno solo naturali, ma per esigenze militari verranno modificati con il debito aumento del territorio italiano. L'articolo 5 invece vediamo rappresentato da quella carta, rappresenta il segue il raggiungimento del confine in Dalmazia e usa un guazzabuglio di termini, poi lo vedremo, amministrativi e geografici, perché di fatto se si osserva quella linea rossa che rappresenta il confine stabilito nel memorandum, poi di tutto ciò accadrà per poco. La linea che comprende le isole e la terraferma copre praticamente quasi tutta la costa che diventerà Jugoslavia, lasciando dello spazio solo di fronte a spalla.
in sostanza era un confine prettamente militare. Si salvaguardava sì l'italianità che erano vincenti come Zara e Sebenico, soprattutto Zara, ma di fatto il confine perseguito è quello militare, della sicurezza dei navigati. Con gli articoli 6, 7, 8, 9 e 13 vengono invece perseguiti gli obiettivi imperialistici. I 6 e 7 riguardano l'Albania, l'8 e il 9 la Grecia e la Turchia, o meglio la Turchia che allora, e il 13 i confini in Africa. L'articolo 6 prevede la sovranità italiana sull'isolotto di Saseno e su Valona, con un territorio circostante sufficiente, dice il memorandum, a garantire la sicurezza di questi due centri. Spero che da qui qualcosa si possa vedere, quindi questa è l'Albania, tanto per individuare un attimo il Valone sulla costa al centro, che l'isolotto di Saseno è questo. Di questo articolo del memorandum di Londra, l'Italia finirà per rimanere il trattato stabilito tra Italia e Albania nel 1920 soltanto Saseno. Saseno, per intendersi, è diventato l'autorità di fare l'immigrazione, stabilita di nuovo una base militare italiana e strategico, controlla le coste. L'articolo 7 prevedeva tutta una serie di concessioni in Turchia, sia nel caso di dissolvimento dell'impero ottomano che nel caso di zone di influenza o occupazione delle grandi potenze, Francia e Gran Bretagna, non se ne fece praticamente quasi nulla perché, l'articolo 7 che prevedeva la rappresentanza dell'Albania da parte dell'Italia nel consenso internazionale. Passiamo agli articoli 8 e 9. L'articolo 8 prevede la trasformazione della occupazione delle isole del Dodecaneso, avvenuta durante la guerra 11-12 contro la Libia, in sovranità di 6, 7, 8, 9, mentre il 9 prevedeva appunto delle zone di influenza in Turchia, tutte le zone, tutti gli accordi che salteranno per la riscossa di Atatürk, che è una pascia che manderà all'aria tutti questi progetti. Che cosa rimarrà di questi due articoli? Dell'articolo 8 l'Italia otterrà effettivamente la sovranità piena sul Dodecaneso e otterrà oltre al Dodecaneso l'isola di Castelrosso, a sud-est del Dodecaneso stesso. Anche il Dodecaneso è ritornato, per così dire, di moda. Voi lo immaginate, se non riuscite a vedere questa carta, lo immaginate tranquillamente guardando immaginando la Turchia a sud delle sue coste. Essendo per metà a vista d'occhio delle coste turche, ci sono gli sbarchi di cui sentiamo parlare. 6, 7, 8, 9. L'articolo 9 non riuscirà a ottenere praticamente niente perché salteranno tutti gli accordi. Si può immaginare che Castelrosso sia una concessione in virtù di quell'articolo. Con l'articolo 13 il memorandum di Londra stabiliva che in linea di principio l'Italia avrebbe avuto accrescimenti dei propri confini in Africa qualora Gran Bretagna e Francia si fossero divise soprattutto nelle zone di confine tra le colonie italiane e quelle francesi e britanniche. Questo accade. Ciò che va esaminato con un po' d'attenzione è la misura. Accade in Libia, cioè l'Italia riuscì a ottenere due zone pressoché contigue, nella zona del Fezzan, a scapito territoriale dei possedimenti francesi. Ugualmente, a scapito della Francia, otterrà una parte, un aumento del territorio eritreo a scapito di quella che veniva chiamata la costa dei Somali francesi. Per quanto riguarda la Gran Bretagna, otterrà l'oasi di Jarabulco, non posta al nord, diventerà famosa nella seconda guerra mondiale con canzonetta accusa. Qui non si vede né pane né petrolio, perché ancora non c'è un
perché vende dei pani e c'è la porta. Comunque otterrà questa oasi, non lo ottiene direttamente dalla Gran Bretagna, perché nel frattempo l'Egitto diventa indipendente, ma tiene fede agli accordi presi e quindi viene trasmessa dall'Egitto all'Italia. Ugualmente una piccola rettifica di confine avviene nella punta estrema della Libia e viene ceduta dal Sudan anglo-egiziano. Sempre con riferimento alla Gran Bretagna, ci sarà un altro aumento della colonia italiana in Somalia, a sud-ovest, dove il confine si può definire naturale anche in quel caso, perché il confine è rappresentato dal fiume Giuba. Non a caso la zona di territorio che viene assegnata alla Somalia italiana a scapito del territorio politico del Kenya si chiama Oltre Giuba, cosa curiosa ancora oggi è così. La zona è questa. Un'altra zona non ben precisata, perché è stabilita sul deserto, quindi lascio immaginare che i confini ci possano essere stabili con il vento che tira, era nella zona sud della Libia, sempre a scapito della Francia, ed era i tibesti. Qua un autore, Ademollo, scrive che si trattò della cessione di una striscia, usa questo termine, una striscia di terreno di 144.000 km quadrati. Stiamo parlando di quasi metà. Allora, se pensiamo alle lamentele, al disagio, per non usare altri termini, dell'Italia alla fine della prima guerra mondiale, circa la vittoria tagliata, mutilata, eccetera, eccetera, dobbiamo confrontare queste cessioni che potrebbero, non ci sono stati certi in proposito, ammontare 250-300.000 km quadrati, con i territori delle colonie tedesche divise tra Francia, Gran Bretagna e Giappone. Sono 2.715.000 chilometri quadrati, perché quando si parla di colonie, stati, gente, popoli, bisogna parlare di chilometri quadrati di terra, di quello che c'è sopra, e in questo caso c'erano 12 milioni di abitanti di allora, di colonie tedesche, e territori liquidi, infrastrutture, porti. Quindi stiamo parlando di 300.000 chilometri di deserto, grosso modo, se escludiamo cose di Giappone, qualche parte del territorio di Terra, contro 2.715.000 km quadrati di terreno, in alcune parti ricco, industrializzato eccessivo, con infrastrutture. Questo non per auspicare più equa, tra virgolette, divisione, ma per citare il fatto. Quindi due linee. L'articolo 4, che parla di confini, per intenderci, la frontiera del Brennero, l'articolo 5 che parla di Alpi Giulia, l'articolo 4 che parla di frontiera del Brennero e Alpi Giulia, l'articolo 5 che parla di Dalmazia, siamo nell'ambito del territorio cosiddetto metropolitano. Si cerca cioè di completare quella che viene definita unità d'Italia nel 61, di fatto parecchio incompleta anche dopo, mentre gli altri articoli abbiamo visto perseguono il predominio, la sicurezza militare e l'espansione coloniale d'Italia in Adriatico innanzitutto, dove le cose si fondono un po', confini naturali Dalmazia in parte, sicurezza militare perché si controlla la costa orientale, la costa orario, almeno legge di questi testi della legge marina, e il controllo della costa albanese. Il predominio nel Mediterraneo, la presenza importante nel Mediterraneo orientale e in Africa. Se ora andiamo a vedere un attimino più in dettaglio l'articolo 4 e poi l'articolo 5, perché in tutto ciò, quello che rimase fondamentalmente di parecchio importante fu il Brennero, le Alpi. Dice il Brennero, poi c'è il Brennero, avete l'Italia, insomma tutte le Alpi che dividono anche il mondo, dividono il territorio naturale italiano da quello transalpino e le Alpi Giulie, che verrà completata, avrà appendice nel 1924 con la missione di.
secondo il trattato di pace l'Italia dovrà ricevere il Trentino, il Tirolo Cisalpino, Alto Adige, con il suo confine geografico naturale e preciso anteriormente, parentesi tonde, la frontiera del Veneto. Dovrà seguire la cima delle Alpi Retiche. Esso dovrà seguire questa linea di frontiera e poi parla lo spartiacque delle Alpi Giulie. Continuano parlando di bacino e parlando di passo. Sono dei termini che ci sono utili per esaminare alcune carte. Abbiamo detto spartiacque, confine geografico naturale, anche a consultare un vocabolario, è un confine che segue una serie di elementi geografici, monti, fiumi, acque, versanti. A casa nostra, diciamo che le Alpi rappresentano l'esempio più significativo. La cima, sono i monti e verde, spartiacque. Lo spartiacque, noi siamo abituati a guardare le Alpi, magari senza pensarci, dall'aereo, dall'alto. Proviamo a guardare in sezione e noi non possiamo che vedere due versanti che si oppongono uno all'altro. Questi due versanti, visto che siamo in Piemonte, immaginiamo il versante orientale con le sorgenti dei fiumi, immaginiamo che sia questo, che possono sorgere a questa altezza, a questa o a quest'altra. Dalla sorgente posta più in alto, in giù, ci sono degli affluenti che vanno verso il Po, e il Po va in Adriatico. E il bacino idrografico del Po, ovvero dell'Adriatico. Dall'altra parte ci sono gli affluenti che partono dalle sorgenti poste più in alto o più in basso, che vanno al Rodano, ovvero al Golfo delle Leone. Bacino idrografico del Rodano. Questi due versanti, che noi vediamo appunto guardando, immaginando di vedere le Alpi in sezione, non dall'alto, sono separate da un territorio che possiamo chiamare Vespluvio o Sparti, forse più semplice, quello che uso sempre, Sparti, acque, divide le acque. Ma questo territorio non è necessariamente messo così sulla cima, sulla punta delle Alpi è uniforme. Tra le sorgenti dei due versanti, ripeto, immaginiamo la cartina geografica col Po e la cartina geografica dell'altra parte, con la Francia, c'è una zona tra questi due bacini idrografici, tra questi due versanti montuosi, che va divisa secondo il principio del confine naturale, che segue una serie di elementi naturali. Questa divisione, in buona sostanza, avviene o attraverso depressioni. Valico del Monginevro. Il confine naturale passa attraverso il valico del Monginevro. Il confine politico già passava oltre il valico del Monginevro a scapito dell'Italia. Con il trattato di pace del 47 questo svantaggio è aumentato, ma non percorriamo i territori. Depressioni del terreno, cioè i valichi, abbiamo visto valichi o passi, abbiamo visto che l'articolo 4 è molto preciso, usa proprio questi termini. Oppure escrescenze del profano, ma insomma, monti, cime, le cime più alte, la cima del Monte Bianco, che recentemente viene contestata ancora dalla Francia, che ritiene di averne la sovranità, senza citare la Francia. Quindi, quando noi vogliamo fissare la linea di disfrutto o la linea dello spartiacque, insisto ancora un minuto su questa cosa perché è poi la base di tutto. Noi ricordiamoci due versanti di una montagna per semplificarlo, con quelle famose, con quei disegni verdi, un blu, celestini, disegno i fiumi che scendono da una parte e dall'altra. In mezzo abbiamo lo spartiacque, lo dividiamo passando attraverso valichi e monti. Questa è la sostanza della questione. Allora, la linea di disfluvio, lo spartiacque in Italia, per l'Italia, parte dal marittimo, meglio, qualche ipotesi fatta, parte da Villa Franca per un contrafforte non corto, lì abbiamo tenuto all'inizio delle altre novità.
quanto riguarda i confini naturali d'Italia, per avere un'idea di che cosa parla questo memorandum di Londra. Il memorandum di Londra ripetiamo, insiste molto con l'articolo 4 sui confini naturali, per capire, abbiamo visto in che cosa consiste il confine naturale. Vediamo qual è il confine naturale completo d'Italia. In genere si individuano tre ipotesi con mille varianti, da Scipio Slatta per accedere a Battisti o altri. Comunque, immaginando di avere già circumnavigato le isole maltesi che appartengono alla Sicilia propriamente detta geograficamente, la depressione a caso del mare più profonda tra l'Africa e l'Europa e lascia le maltesi all'Europa per l'Italia e le pelagie, la Pelusa inclusa, all'Africa. Circumnavighiamo Sardegna e Corsica, la Corsica chiunque sia andato in Sardegna anche solo guardando la carta, qua iniziamo a fare il percorso, e a circa 10 km da Santa Teresa di Cavour si vede a vista d'occhio. Chi sia andato in Corsica avrebbe passato a Bastia, a vista d'occhio per Caprara e l'Elba, e da quelle due isole con Gorgone e altre isole di Cipriano Toscana arriva più un miglio di Roma. Inoltre è a est dell'arco alpino, la Francia è a 150 km. Fatto questa piccola navigazione, partiamo a Villafranca, dove c'è l'ultimo contrafforte morboso che salendo per l'Aulla arriva al Monte Coatie. Prendiamo il Monte Coatie, che è il monte più alto delle Alpi in quel settore, ma più vicino al mare. Da lì, possiamo andare avanti un attimo, vediamo cosa c'è. Questo è solo l'omaggio al Piemonte della Sardegna. Questa è una delle ipotesi dei confini naturali d'Italia, si ferma oltre il fiume, poi vedremo in particolare che cosa si tratta. La seconda ipotesi si ferma al Narita, cioè è un fiume che spezza le Alpi Dalmatiche. La terza arriva fino alla Guyana, il confine con l'Alpena. Andiamo avanti. Una volta arrivati al Monte Coatie, noi passeremo attraverso il valico del Mongimevro e comprenderemo i confini italiani in Monceniglio, perché lo spartiacque lo comprende. Ricordiamo per inciso, visto che stiamo lavorando in Piemonte, che con il trattato del 47, contrariamente al principio che i confini naturali stabilito dal memorandum di Londra sono state portate via l'Italia, in Piemonte in particolare, in sostanza l'acqua, il bene più prezioso già individuato dalle sorgenti del Troia e Monceniglio. Questa è stato l'obiettivo in quel punto dello stato vincitore per Perugia. Passato il Monte Bianco, la cima del Monte Bianco, 4.800 metri, per 100 anni considerato il monte più alto d'Europa, come si sono ricordati di tempo o qualcosa del genere, contestata anch'essa dalla Francia, si arriva, parliamo di altri passi minori, andiamo avanti. Questo, giusto per dirvelo, è l'introduzione su carta geografica dell'Istituto Geografico Militare, in particolare di quello che abbiamo visto precedentemente. Andiamo avanti. E qui arriviamo al confine, ci passiamo di corsa perché non riguarda il memorandum, ma tanto per avere l'idea. Il Sempione, confine con la Svizzera, per cui il passo del Sempione è in Svizzera, mentre il confine naturale lo attraversa. Ricordatevi sempre che cosettina piccola delle due mani giunte, versanti con i fiumi, valichi e monti. Tutto ciò che va oltre questi tre elementi non è confine naturale. Si può appoggiare o meno l'idea di adottarlo, ma se lo si adotta bisogna seguire questo principio. Andando avanti, tutto il Canton Ticino. Poi ecco qua una particolarità. Oltre al Canton Ticino c'è quella piccola punta che vedete disegnata col verde, che è il confine politico. Il confine naturale è disegnato in rosso. Quello politico in verde. Abbiamo la Valle di Rei e la Valle di Livigno, che non sono territori naturali italiani, ma sono compresi in quelli politici. Prima della Prima Guerra Mondiale ci fu anche una proposta della Francheria alla Svizzera di compensare il territorio della Cesarettice. Andiamo avanti, qua stiamo andando. Trascuriamo un attimo, la citiamo soltanto senza vederla sulla carta. Il memorandum di Londra parla e scrive chiaramente che si sarebbe seguito, abbiamo visto, lo spartiacque, il territorio geografico naturale, raggiungendo il memorandum scrive il Monte Toba, la sella del Doppiazzo, qui non la vediamo in questo. Poi dice si raggiungerà sempre, usa il termine monte,
confine in rosso è quello naturale. Il memorandum di nota prevedeva quel confine in rosso e anche il confine auspicato sia da Slatterberg che da Battisti era geografo, è molto preciso, un inciso, una delle logie più diffuse è che Battisti volesse solo il Trentino italiano perché è popolato l'italiano e non l'Alto Adige. C'è un libretto suo, se ne troviamo in fretta, eccolo qua, e la collana Rabà che viene pubblicata e sostenuta allo Stato Maggiore, siamo in prossimità della guerra, siamo al 12 marzo del 15, che è intitolato il Trentino italiano. Dopodiché la prima cosa che fa Battisti, si mette subito la cartina geografica come confine naturale ben indicato al verde, che chiama Ianua Barbarorum, più chiaro di così credo che sia difficile, la porta del Tuscolo. Quindi, però, da geografo patriota sì, ma onesto, anche lui indica Dobbiaco, che ha le fonti, la sorgente, torniamo sempre a quel discorso lì della Drapa. Noi abbiamo entro il territorio politico italiano le sorgenti della Drapa, affluente del Danubio che va nel Mar Nero, è una cosa più o meno ignobile quanto la rivendicazione della cima del Monte Bianco da parte dei francesi. Abbiamo poi il Tarvisio, sempre indicato da questi e da tanti altri. Quel punto più basso in rosso è la Sella Nera, Sella, Valco, Passo, Seguivalco, sempre il confine naturale. Il memorandum di Londra prevedeva quel confine rosso, noi invece abbiamo annesso, non ci sono state solo motivazioni, ma anche indebite acquisizioni, sempre secondo il principio confine naturale. Per cui noi abbiamo tenuto anche, ci furono diverse discussioni durante l'armistizio, sia la valle di Dobbiaco che quella di Tarvisio. E chiariamo un'ultima cosa su questi due punti importanti con l'appoggio di Wilson, ci sono tutte le testimonianze di Adorano, Scotti e di altri, e questo in funzione antigermanica, tanto è vero che anche dopo la seconda guerra mondiale non è riuscito a sostenere le due, mentre dall'altra parte si spaccherà in otto il cappello, perché il discorso è sempre lo stesso, si contiene la traccia creando l'Italia, si contiene l'Italia che non è impossibile. Andiamo avanti con la carta, grazie. Questa è appunto tutto il territorio di Tarvisio che lì in fondo, dove vedete quella striscetta finale, taglia per la Sella di Nervina. Ecco. L'articolo 4 qua, se c'è, tempo mi pare sia ancora qualche minuto, l'articolo 4 qui si può dividere in l'articolo 4 che concerne una parte che concerne il territorio orientale, si può dividere in tre punti. La prima parte arriva fino a quella linea rossa iniziale, cioè fino al Montenegro, e la definisce citando nomi di monti e passi. Perché? Perché lì la linea è molto chiara, cioè si individuano chiaramente i monti, si individuano chiaramente i valichi, quindi il confine naturale viene individuato con chiarezza, tanta chiarezza che verrà stuprata nel 1941 da noi, chiaramente avremo gli anni che ci è voluto un bel po' come di coraggio, diciamo così, e viene violentato oggi dalla Slovenia che viene, invece include il monte Tricorno nei suoi confini. La coscienza era sporca allora, vuole oggi, tanto è vero che la Slovenia lo mette sulla bandiera, sulle monete, e quando andarono a una recente missione, non tra quella del nostro, la chiama Tripla, perché il nome è Slavo del Monte Tricorno. Insomma, si dice che tutti i modi fanno parte di Slovenia quando la bastina si chiama. Comunque, la linea dal Montenegro fino al Montenegro, fin dove vedete quelle biforcazioni di linea, è descritta con molta chiarezza. Poi l'articolo dice, da lì fino al Monte Schneeberg, che lo vedete alla fine di quelle tre linee, cita il nome tedesco correttamente, perché il nome amministrato tedeschi, non sono ungarici, è il Monte Nevoso, ovvero Snezin per gli slavi, dice raggiungere.
raggiungerà il Monte Cinere. Perché? Perché quella zona infatti si presta a molte contestazioni, ci sono paludi, i vari che ci sono e non ci sono, il vento può cambiare il fondo chiaglioso, insomma non si capisce quasi nulla. L'unica cosa certa è che a est c'è il Vallo di Longardi, che viene citato in tanti autori, che avrà piacere di vedere, e a ovest c'è una catena di monti invernali. Poi cambia ancora tono, cessa di parlare di confini naturali e dice: dal monte Cinebre una linea raggiungerà la costa lasciando all'Italia Caspua, Mattuglie e Bozza, cioè sulla fine. Quindi dimentica il confine naturale e diventa il confine politico. Che cos'è il confine politico? L'esatto opposto del naturale, anche se lo posso buttare. È una linea convenzionale, convenuta tra due uomini, tra due stati maggiori, tra due ministri, tutto quello che volete, ma non è fissata dalla natura. Perché il confine naturale, dopo il Monte Nevoso, viene rappresentato da una serie di valli, che chiamano conche, la depressione delle conche, che interrompono un po' le Alpi. Quello sarebbe il confine naturale, andando a finire nel corpo del Cornaro, nello scoglio sabbatico. Qua siamo già all'articolo 5. L'articolo 5, quanto tempo? Due minuti. L'articolo 5, allora, facciamo un attimo le carte e terminiamo. L'articolo 5, in sostanza, come guarda pure il termine, possiamo andare avanti, l'articolo 5 fissa per l'Italia, l'articolo 5 del Trattato di Roma, quel territorio. Fissiamo la cosa più importante: non è un confine naturale, non è un confine amministrativo, si garantisce il controllo totale della costa, si sarebbe garantito se questo fosse successo, perché il controllo totale della costa del regno dei Serbi, i Croati e i Sloveni nel 1929, lasciando uno spazio solo di fronte a Spagna. Questo era l'obiettivo militare preciso. L'importanza del memorandum di Londra oggi: aver messo in primo piano all'articolo, il primo articolo parla di confini naturali. Questo articolo e parte del quinto si inseriscono nel filone dell'irredentismo, vero terminato per 66 probabilmente. Dopodiché si inizia a parlare di confini militari, si inizia a parlare di espansione, ma l'importanza è aver messo l'accento sul confine naturale, quel confine naturale che infatti dopo verrà violato sia da noi durante la seconda guerra che da coloro che avevano promesso con la carta atlantica di non mutare i confini se non avendo sentito le popolazioni, verrà mutato dalla Francia, verrà mutato in Jordania, verrà mutato in Europa. L'unica nazione che non verrà mutata per il confine, ma otterrà dell'autonomia fortissima, è l'Austria-Ungheria. E l'Austria, diciamo, guarda caso, una nazione sconfitta, perché prima era Slovenia, ma dal 1938 era diventata Praga, Austro-Germania. Quindi l'importanza del memorandum di Londra, perché fa salvo il confine naturale e garantisce con le Alpi un minimo di terra, di acqua alla popolazione italiana, che ricordiamo, ho concluso, che ha una densità a chilometro quadrato di 198 abitanti, 198 abitanti, contro i 115, i 117 della Francia, i 101 dell'Austria, i 78 della Croazia, i 75 della Bosnia-Herzegovina e i 46 del Mondo. L'accordo di Londra, confini naturali e progetti imperialistici. Grazie. Allora,
andavano per conto proprio e non si preoccupavano minimamente di quelle che sarebbero state poi le responsabilità dei militari per difendere un confine che veniva tracciato in sede politico-diplomatica. E quando già era accaduto nel 1460, quando Cavour definì il confine italo-francese con Napoleone III. Il ministro della guerra, Manfredo Fagni, che con tutto il rispetto che si deve a Cavour, dico prende di guerra, capiva più di Cavour, si dimise da ministro per non firmare, per non sottoscrivere il confine. Poi, dopo qualche ora, ritirò le dimissioni e tornò a essere ministro. Fu quindi una vicenda plurisecolare e ringrazio per il suo assunto per questa chiarissima presentazione. Voglio ricordare la sua opera, a mio avviso fondamentale, I confini naturali d'Italia, che costituisce il frutto di decenni di ricerche faticosissime. Grazie di essersi aderito all'invito e di essere entrato nella più squadra dei docenti del nostro cuore della formazione. Do il benvenuto al rappresentante e portavoce della regione militare nord che ci ha raggiunto e siamo veramente molto grati della sua presenza e al tanto di campo del generale Rosotti e del professore generale Rosotti, ma certamente non sono per il grande di campo e non lavoro per la regione militare nord. Della sua applicazione di Torino, sì. E colgo l'occasione per portare il saluto del comandante della formazione che auspica il successo dell'iniziativa. Io la ringrazio ovviamente e voglio evidenziare che tra la scuola di applicazione e il centro Fiorini è in corso di definizione un protocollo di collaborazione per la elaborazione di iniziative conformi quali la organizzazione di convegni, la pubblicazione di volumi che poi non sono la loro presentazione, è importante pubblicare, ma è lo strumento importante fatto, quindi la ringrazio per la conto della sorpresa. E intanto do il benvenuto, non ho salutato prima Mario, ma anche lui è stato adesso. Adesso come già il dottor Catenacci ci presiede, interverrà soltanto un'altra voce della grande Italia, prima che ha sentito la Sardegna con origini arabe, e lui chiede adesso. Allora, dopo l'intervento di tutto un accordo di voto, momento centrale, come la grande guerra, il professor Mario Ramirubi interviene su un altro tema credo abbastanza importante, quale quello delle interruzioni degli interventi di guerra sul Mezzogiorno d'Italia, tanto lontano dal teatro, tanto lontano dal teatro della guerra, ma pure tanto coinvolto come sicuramente in altre persone. Grazie Presidente, ma non è giovane per essere dietro il professor Mora. Allora, se il bacio di una trattata di Brasile può provocare in seguito a una catena di eventi un tornado nel Texas, immaginiamoci cosa abbia potuto provocare degli eventi di massa fino ad allora senza precedenti nella storia dell'umanità come la prima guerra mondiale. Corre campo che è ancora oggi visibile. Anche per il sud le conseguenze sono state profonde da ogni punto di vista, ma ancora non sono state indagate sistematicamente. Disponiamo di tantissimi dati, però ancora in gran parte dispersi e frammentati, con rilevazioni incerte, ancora più approssimative in termini di guerra, con resoconti esattamente filtrati dalla censura, non solo dal fronte, ma anche dal maggio del 1916, anche a livello ministeriale. Per le conseguenze economiche, oggi abbiamo dei dati nazionali abbastanza dettagliati che fino a qualche anno fa non erano disponibili. Ma il lavoro di approfondimento va necessariamente proseguito, ampliato con analisi di lungo portata, di lungo grado. C'è bisogno di grandi relazioni e non
chiede di prima la banca, quella di un'ultima opera, in una società che c'è la scomparsa della verità, delle opinioni, gli esperimenti si valgono e quindi la scomparsa della verità comporta la scomparsa dei fatti e il risentimento critico delle situazioni. La ricerca storica è più fondamentale di mai. È aiutata a razionalizzare il presente infarcito, a cogliere l'onda lunga della storia per ipotizzare futuri possibili, individuando persistenze e analogie e avvertimenti del futuro. Il primo problematico, molto rapidamente, è quello che riguarda come il Mezzogiorno arriva alla prova della prima guerra mondiale. Come noto, secondo studi recenti di Vittorio Lamia e Paolo Palagna, non c'erano differenze sostanziali dal punto di vista economico tra nord e sud nel momento dell'unità, e il divario era abbastanza contenuto. Comincia poi ad allargarsi nel 1876, poi con i governi della sinistra storica che si fondavano in maniera massiccia sul fenomeno del trasformismo, alimentato in gran parte dai deputati meridionali. Quindi questo il disagio che si avvertiva nel sud, che era legato alla terra obbligatoria, al mercato unico nazionale che non favoriva le industrie meridionali. Pensiamo che fino al 1871 la produzione industriale della Campania era ancora di gran lunga superiore a quella della Lombardia, e il regime fiscale aveva penalizzato i consumi e le produzioni. L'immigrazione nasce prima come pesante fenomeno settentrionale e successivamente diventa la maggioranza meridionale, tocca il picco nel 1913, nel giro della guerra, con 870.000 immigrati principalmente meridionali. E le condizioni del mondo rurale italiano, dal quale proveniva una gran parte degli immigrati, è legato a una bellissima definizione dei gesuiti che parlavano delle Indie di quaggiù. Quindi questi remoti, immersi contadini, sparsi soprattutto nel Mezzogiorno, dove l'isolamento geografico, la miseria spirituale e materiale richiedeva un'azione di evangelizzazione. Successivamente, l'aggravamento della crisi agraria, soprattutto l'introduzione della nuova tariffa doganale, di fatto le industrie del nord prendono il volo e il decollo. Quindi cambia la natura del divario con il sud. L'economia sposta il suo baricentro dall'agricoltura all'industria. Chi coglie questo passaggio, comprendendo che complessivamente il paese dipendeva dalla crescita industriale, Francesco Saverio Vinci. Ma nonostante l'accrescimento del divario rispetto al nord del ventennio, del decennio, lo scoppio della prima guerra mondiale, è possibile registrare indubbiamente progressi nel Mezzogiorno che si arrestano al momento del conflitto. Quindi, preceduta dalle polemiche tra interventisti e neutralisti, da scelte politiche discutibili e sull'onda della piazza che vede il centro, il nord, e che vede tra i protagonisti degli interventisti Ernesto Teodoro Moneta, che tra parentesi era il premio Nobel per la pace del 1907, il primo premio Nobel italiano della pace, che era un fervente interventista. Sono, diciamo, le contraddizioni e le ironie della storia. Anche Obama è stato nominato nel premio Nobel per la pace. E quindi la prima guerra mondiale non rappresentò, come riteneva anche il ministro Pareto, un rimedio miracoloso capace di risanare le società in crisi, e questo valeva a maggior ragione anche per il sud. E non so che lo ha capito in anticipo quando nel 1911 viene dichiarata la guerra alla Libia, e diceva non serve nulla questo scatto a conquistare questo scatolone di sabbia che non avrebbe certamente risolto il favorito le preti meridionali. E qui arriviamo preparati militarmente alla prima guerra mondiale, ci arriviamo preparati dal punto di vista finanziario, e tra i redditi della leva e di settore sono 100.000, ma la gran parte provengono dal sud, principalmente dalla Sicilia, che era storicamente esentata dalla leva obbligatoria sul territorio, e quindi con conseguenze rilevanti anche sul piano del sviluppo della criminalità
pensare alle mani che si alimentano proprio in questo periodo. Quindi entriamo in guerra per una politica finanziaria per il conflitto, correggiamo tutti gli sforzi economici per sostenere il nostro paese, che quindi favorisce automaticamente, direttamente e necessariamente le industrie del nord. Tutti i dati dimostrano che in Italia c'è la confine d'accordo, ma generale tendenza migliorativa, con differenze regionali tra nord e sud, che allargano il divario, ma le condizioni di miglioramento c'è. Il secondo punto tematico è quello di analizzare il convegno, se per il sud fu maggio radioso, un po' come è stato maggio radioso, dalle radiose giornate di maggio, questa iperbola denunziana, il corpo di Stato, lo chiamava il vicepresidente del Senato, il mio corregionale Antonio Cefalì, e Giolitti invece usava una definizione più blanda, corpo di governo, per non intaccare le prerogative del Senato. Quindi, prima guerra mondiale, la scoperta reciproca. I meridionali incontrano, conoscono i settentrionali e viceversa. Ci sono diversi chiavi di lettura che vengono utilizzate dagli uomini politici e dai personaggi del tempo. Iniziamo con Giovanni Giolitti, che non era meridionale, però aveva colto il dato, aveva compreso che lo scoppio della guerra, c'era già nei suoi carteggi curati dal professore Mola, che la guerra avrebbe arrestato lo sviluppo del Mezzogiorno, questa rincorsa a fare in modo che le regioni meridionali potessero recuperare tassi di sviluppo, quindi la guerra sarebbe stata negativa per il Mezzogiorno. Quindi diceva, se vogliamo arrestare, occorre investire le nostre risorse in quei luoghi. Benedetto Croce non analizza le ricadute del, sul Mezzogiorno in maniera specifica, lo facciamo la prima guerra mondiale, lui era neutralista, poi diciamo aderisce dal patriota alle scelte di guerra, diceva se noi siamo in guerra contro la Germania, non siamo assolutamente in guerra contro la cultura tedesca. E nel suo libro Pagine di guerra lui non analizza mai il fenomeno della prima guerra mondiale internazionale che è avuto sul Mezzogiorno, così come fa anche Luigi Sturzo, che intervenendo 13 giorni dopo il bollettino della vittoria di Diaz interviene a Milano e in un intervento che parla dei problemi del dopoguerra, dove non cita mai il tema del Mezzogiorno, sebbene il Mezzogiorno fosse uno dei temi dominanti della battaglia politica di Luigi Sturzo, che era come noto di battaglione. Cattano Sabelli invece, contrario alla guerra, alla distacca dei socialisti, perché lui era pacifista, contrario alla guerra di Libia, e nella prima guerra mondiale, dopo 4 anni, lui diventa interventista e invece il partito socialista è la maggioranza neutralista, quindi lo stesso percorso per il mio che fa merito Sabelli. E quindi anche in due. Interessante vedere che il Presidente del Consiglio della Vittoria e quello successivo, quello diciamo della ricostruzione di entrambi i meridionali, Vittorio Emanuele Orlando, Francesco Severinetti, entrambi meridionali, Vittorio Emanuele Orlando era appunto di riferimento dei deputati meridionali, Francesco Severinetti, che poi si schierò insieme con Keynes, che era contrario alle pesanti condizioni di guerra che erano state imposte da Germania. Origine del conflitto della seconda guerra mondiale. Cosa possiamo dedurre? Che di fronte a una pagina storica come la prima guerra mondiale, un problema pure decisivo come la questione meridionale passava in secondo piano per i politici meridionali, per il territorio meridionale, essendo quindi un tema di straordinaria importanza. Quindi, quali sono praticamente le conseguenze di un dato? Lascerò al professor Mola poi un intervento più strutturato. E quindi la guerra che parte sull'onda emotiva al ritorno con tanti miti dice non siamo partiti perché per il mondo siamo tornati e non era cambiato nulla, quindi la stessa immagine che vediamo nel film Mediterraneo di Salvatores. Quindi ma cosa era successo nel frattempo? Facciamo il corso ai numeri e alle tendenze sociali. Dicevo che il miglioramento era costante dal più nord e al sud, si allargavano in Italia. Da dati recenti dell'Istat che sono stati elaborati da Paolo Malagna e
importanti, dati del 1911 e quindi del 1921, alcuni dati significativi. Il PIL pro capite. Il PIL pro capite dell'italiano era nel 1911 a valori attuali dell'euro, a valore attuale dell'euro del 2010, 3.400 euro. Nel 1921 aumenta del 3.588, c'è però una differenza tra nord e sud del paese. Il reddito del sud è nel 1911 inferiore del 20% rispetto a quello del nord, mentre del 21 si allarga fino al 25%, quindi aumenta il livello del programma. Nelle strutture produttive vediamo che nel 1911 nell'agricoltura c'è il 62% della forza lavoro impegnata nell'agricoltura, al nord è il 57%. Nel 1921 gli occupati dell'agricoltura nel sud aumentano del 3%, arrivano al 65%, e nel nord diminuiscono di un punto, arrivano al 56%. I dati di riduzione del terzo non avevano il tempo di dire. Il debito pubblico. Il debito pubblico nel 1911 è dell'80% del PIL. Nel 1921 si raggiunge al 160% del PIL. Teniamo conto che oggi il debito pubblico italiano è del 132%. E l'istruzione, in quanto per quanto riguarda i dati dell'analfabetismo, 1911 al sud 58,9%, nel 21 46,9%, quindi diminuisce del 12% l'analfabetismo, al nord diminuisce del 9%. La nostra empatia è un dato interessante perché riguarda anche le condizioni sanitarie dei territori. Nel 1911 144,5 su 1.000 nati che è l'età italiana, nel 1921 si abbassa del 7,3%, 137,2 su 1.000 nati. Però gli elementi sono differenziati. In Lombardia la media è di 166, superiore alla media per la media nazionale, in Calabria è al 134,7%. Quindi cosa cambia nel sud a livello macroeconomico? Le tendenze mondiali faranno in modo che saranno favoriti le esportazioni industriali rispetto alle esportazioni agricole, che erano quelle maggioritarie che provenivano dal sud del paese, quelle agricole e quelle agroindustriali. Quindi un breve approfondimento particolare riguardo le conseguenze della prima guerra mondiale sulla criminalità organizzata. C'è che è un tema che approfondito. Come vi dicevo, nel sud, in Sicilia, la mafia diventa si rafforza, come è stato parallelo, perché i settori vanno a ingrossare, la fila del brigantaggio e della malavita, aumentano i furti di bestiame, le tensioni sociali, i contendenti si rivolgono ai mafiosi, quindi legittimano socialmente la loro funzione. È talmente importante il peso dell'organizzazione che nel 1924 Mussolini manda a Camille prefetto Mori, che ci resta fino al 1928, poi nel 1929 viene nominato senatore a vita. Ma il fenomeno è ancora ampiamente sottovalutato, tanto è vero che addirittura il presidente del consiglio elettore, Vittorio Emanuele Orlando, nel 1925, intervenendo nelle elezioni degli Stati Uniti di Palermo, e dice: se per mafia si intende il senso dell'onore, tutta la desesperazione, l'insofferenza contro ogni prepotenza, eccetera, eccetera, sia pure con questi eccessi, allora in tal senso si tratta di contrassegni invisibili dell'anima siciliana, e mafioso mi chiede subito di essere quindi una sottovalutazione del fenomeno, ovvero portarsi in quella fase il fenomeno i dati di pericolosità che poi si sono sviluppati successivamente a cominciare con l'industrializzazione e con altri fenomeni collegati. A Mori invece addirittura nel 1915, dopo il processo di Perro del omicidio di Gennaro Cuoco del 1911, decapita di fatto la struttura portante della Camorra, addirittura si scioglie. Camorristi, quindi si
sciolgono nella sera del 25 maggio del 1915 nella caverna delle Fontanelle, nella prima sanità, restano sotto traccia, così come sotto traccia della criminalità organizzata calabrese, Ndrangheta, che poi, come è noto, comincia a radicarsi, che è socialmente presente all'interno della società calabrese, poi comincia a esplodere dal secondo dopoguerra in poi, facendo un salto di qualità, diventando quasi imprenditrice, come scrive Pino Arnacchi, soprattutto nel rapporto con le opere pubbliche, con un donna in un altro dato che è interessante, però ancora non è indagato, che dal mio punto di vista la nascita delle regioni aumenta il peso della criminalità organizzata, perché avvicinando i flussi economici livelli istituzionali più prossimi al territorio se ne consente anche l'inquinamento e il controllo. Queste sono situazioni da indagare scientificamente, anche se sono dei presupposti, sono quindi. Quindi concludo, spero di essere in tempo, sto accelerando in maniera. La guerra non interrompe il divario progressivo tra nord e sud che si stava definendo da almeno 35. Quanto incide la grande guerra nella identità meridionale del divario tra nord e sud? C'è bisogno di ulteriori approfondimenti di analisi delle quali è la prima guerra mondiale viene vinta sul piano tecnico e militare, però viene persa dal punto di vista economico e sociale, e non a caso c'è la teoria della bandiera bianca che ritiene che le guerre è meglio perderle che vincere, perché poi chi vince, chi perde, poi dopo recupera, dopo direi, rispetto con la seconda guerra mondiale, lo sviluppo economico di Giappone, Italia e Germania confermerebbero questa tesi. Ma il caso politico e istituzionale poi esplode con le elezioni del novembre del 1919, con il crollo del sistema liberale, il Partito Popolare, che raccoglie una presenza sociale e politica che era già presente nel 19, poi successivamente nel 21 nasce il Partito Nazionale Fascista, che nel 19 era stato creato a Milano e che poi nel 21 dalla scissione del Partito Socialista nasce il Partito Comunista a Livorno. E che cosa succede? Succede che secondo me il Sud viene messo con questi, diciamo, queste nuove formazioni politiche, viene messo definitivamente ai margini della politica nazionale, si trasforma solo in un bacino elettorale. Il Partito Liberale resiste principalmente al Sud, l'asse economico era già al Nord e dettava l'agenda politica e sociale. Il fascismo nasce al Nord, il socialista nasce al Nord, quei fenomeni poi ai quali assistiamo anche poi successivamente, cioè, forse era nasce al Nord, ma lei nasce al Nord, quindi diciamo che l'asse politico è là. E quindi il Mezzogiorno si trasforma e quindi nasce, come diceva Nicola Zitara, una nascita dal 1860, nella sua vista interpretativa, e la storia del Mezzogiorno può essere identificata come una storia finanziaria, anzi sempre Zitara parla di invenzione del Mezzogiorno. I politici meridionali erano deboli e quindi sostanzialmente non incidono su queste trasformazioni. Quale potrebbe essere il parallelismo e le simmetrie con oggi? E nel 2014 potremmo dire che siamo in un'economia di guerra, perché nel 2014 il rapporto nati e morti ha un saldo negativo di 100.000 unità, nonostante gli immigrati. È lo stesso dato che c'era nel 1917-18. E l'altro elemento è quello, come vi dicevo, del debito pubblico che ha raggiunto le livelli. Notiamo un elemento: che le due grandi rivoluzioni che hanno dato la scuola ad un contemporaneo, la rivoluzione americana e la rivoluzione francese, nascono per motivi fiscali. C'è quella americana, no taxation without representation, cioè noi paghiamo le tasse in colonie americane, che gestisce il Parlamento di Westminster, del quale non facciamo parte,
chiaramente ci distacchiamo dalla rivoluzione francese, perché ormai la pressione fiscale sul terzo stato, da chi prima due stati, quelli che possedevano di più le tasse non le pagavano, era diventata insopportabile, soprattutto per mantenere la raccolta di Versailles, che mentre aveva la funzione del secolo prima per concentrare i nobili, contenere quindi la fronda, le disaggregazioni sul territorio da parte della nobiltà francese, era diventato un costo insostenibile. Quindi, secondo me, la linea di taglia, il trauma di medio portata, il punto di stocco per una rivolta sociale è proprio quello della crisi fiscale, alla quale noi, secondo me, stiamo arrivando. Quindi, trasformandosi l'Italia da terra di immigrazione in terra di immigrazione, nel sud come nel nord ci sono questi fortissimi disagi. Dopo la prima guerra mondiale l'occupazione delle terre parte al sud e poi si espande al nord, nel nord c'è il bienio rosso con l'occupazione delle famiglie. Allora, in quell'epoca la risposta a queste tensioni sociali del nord e del sud fu la tragedia del fascismo. E adesso che facciamo? Adesso che succede? Allora, così viene presentato.
appuntamento importante per far luce su un aspetto meno noto legato alla figura di Matteotti, ovvero la sua profonda avversione nei confronti del fenomeno guerra, emersa già fin dal 1912 in occasione del conflitto libico e diventata ancora più drastica all'alba della prima guerra mondiale. Un Matteotti contrario ad ogni forma di interventismo e di ogni militarismo e di ogni guerra di presupposto, tanto da arrivare ad affermare che noi non auguriamo e non desideriamo la vittoria di nessuno, desideriamo piuttosto che tutti e due gli avversari si esauriscano, cioè si distruggano, non vincano. Allora, i presentatori erano due agiografi di Matteotti, Stefano Carretti, che da decenni se ne occupa, e Baldo Spini, e poi questa conferenza è circolata prima. Insomma, di Matteotti non si può dire niente di negativo. È un mostro sacro, se ne deve parlare solo bene. Quest'anno sono usciti 4-5 libri, uno per le scuole, con tanto di CD, Matteotti nelle scuole. Quindi toccare Matteotti vuol dire toccare il massimo che c'è. Non si trovano giudizi critici negativi. Per provare un giudizio critico negativo, di tanti che ne ho cercati, alla fine uno l'ho trovato, e l'ho trovato in un giornale svedese, un'intervista a Amendola, quindi Giovanni Amendola, che sicuramente non era fascista, e l'intervista è fatta nell'agosto del 1924, quindi a Matteotti già morto. Allora, solo poche righe, state a sentire, perché così parla di Matteotti Giovanni Amendola. Per quanto riguarda Matteotti stesso, egli era a malapena un uomo così grande come adesso vogliono farlo apparire gli oppositori del fascismo. Dal punto di vista politico, egli era soltanto un dirigente di secondo piano del Partito Socialista ed era soltanto a proposito di alcune questioni di economia che aveva autorità. Durante la guerra era pressoché comunista e in una situazione offese violentemente l'esercito quando esso doveva combattere delle difficili battaglie. Sebbene fosse un milionario, non aveva mai donato nemmeno un soldo al partito e dall'essere stato un comunista puro si trasformò in un socialista più moderato solo per potersi fare strada. Era uno che polemizzava molto, ma era malvagio, rompeva spesso le trattative e in generale era una persona sgradita. Allora, Amendola naturalmente era cantante in un'intervista che in Italia non circola, non circolerà mai, se circolasse si vedrebbe probabilmente assaliti in maniera più aggressiva quella che toccava Matteotti. La santificazione di Matteotti, quindi, è un luogo che impedisce di parlare chiaramente, se ne deve parlare sempre rispettosamente, i libri, gli studi che escono spesso non sono oggettivi, quasi mai, l'ultimo oggettivo è stato quello di Romanato, che purtroppo non c'è, che però è stato comunque molto rispettoso. Ma entrambi argomenti, tra Matteotti e la Grande Guerra, e possiamo dire questo, che Matteotti entrò in Parlamento nel dicembre del 1919 e già nel suo primo discorso, quindi appena arrivato, parlò della guerra. Parlò della guerra, allora era il capo del governo Nitti, accusando il governo di avere fatto un disastro come responsabile della guerra, che l'Italia era terra, che la colpa era loro, che Nitti aveva
veniva tra l'altro, a parte i disastri della guerra di cui era responsabile in quanto in quel momento capo del governo, aveva comprato le edizioni di Segheramente e lei ha dato diversi biglietti da 1000, 10.000 eccetera per comprare le edizioni. Gli risposero subito: ma che dice, non è vero, c'è scritto che è vero. Quindi una provocazione e un attacco contro il governo che va bene. Primo intervento di Matteo Ferrara, ultimo intervento che non è quello famoso del 30 maggio che sta nelle antologie scolastiche contro le elezioni truccate, ma è un intervento del 4 giugno, ancora sulla guerra, 4 giugno 1924, perché per un gas, Barberina Amidei, Gaspare Barberina Amidei, che tra l'altro in guerra aveva lasciato un polmone, per cui quando parlava non si sentiva, mi diceva ammazzi la voce, e lui rispondeva ma ho un polmone solo, e poi sarebbe morto nella prossima guerra, coraggiosamente medaglia d'oro. Insomma, nominò il problema dei disertori e Matteotti saltò subito su dicendo che Mussolini e il popolo d'Italia erano stati favorevoli ai disertori. A che Mussolini lo interruppe dicendo non è vero, che sì sì è vero, posso dimostrarlo, e quindi è nata una polemica, una scaramuccia, diciamo, che alcuni storici considerano essere stato il motivo poi dell'aggressione a Matteotti. Non il discorso del 30 maggio, ma questa scaramuccia sui disertori del 4 giugno, in quanto la sostanza era questa, che il popolo d'Italia aveva effettivamente scritto degli articoli al tempo del problema dei disertori con un'apertura di credito, dicendo ci sono disertori e disertori, c'è chi è passato al nemico, c'è chi invece si è magari nascosto per un po', distinguiamo, non condanniamo tutti, c'erano centinaia di migliaia di processi in corso, cerchiamo di rimettere un po' le cose a posto in maniera tollerante, ma Matteotti interpretava questo come un appoggio incondizionato alle sezioni, quindi ci fu un po' di scintille in aula. Aggiungo, dato che credo di utilizzare il tempo nei limiti, aggiungo per farvi capire chi era Matteotti, che Matteotti dopo questo, il 4 giugno, 6 giorni prima di morire, andò a casa e si mise subito a scrivere una lettera di protesta contro un giornale. Questo giornale era il Corriere del Bolesine, un giornalucolo degli agrari del Bolesine che vendeva 3.000 copie, ma che per Matteotti era la Bibbia, cioè lui non portò mai alla Camera un documento. Si presentava quel giornale da 3.000 copie dicendo il giornale ha detto questo e quindi non si discute perché ha detto il giornale, era un giornale agrario, quindi fascista, eccetera. Quindi dice se ha detto questo giornale qui è la verità, è incontestabile. Se poi il giornale smentiva, il giorno dopo diceva ma questo è un giornale inattendibile perché è agrario, fascista. Comunque appena tornato a casa, siamo 6 giorni prima che egli venga ucciso, si mette a scrivere una lettera di protesta a questo giornale, aprendola così: gentile direttore, io non leggo mai il Corriere del Bolesine. Allora lo portava in tasca tutti i giorni, lo tirava così, non leggo mai, ma un amico mi ha riferito che c'è un articolo così così che io non condivido. Le ricordo che nel numero 25 di 3 anni fa, alla riga 3, lei ha detto, avendo cominciato non leggo mai il Corriere del Bolesine. Dopodiché io la querelo, perché chiunque non la pensava come lui lo querelava, poi lui offendeva liberamente. Questo per cominciare a far capire che si può parlare di Matteotti in maniera anche non troppo rispettosa, perché è stato un politico di bassa duratura, le cose che ha fatto in Parlamento, alla Camera, erano per lo più impresentabili, venivano accolte dalla vitalità generale, proposte tipo
tassare il vino a seconda dell'intenzione del bevitore. Cioè, se una persona vuole bere per intenzione voluttuaria, deve essere tassato. Se vuole bere non volontariamente, non deve essere tassato. Il vinaio glielo doveva leggere negli occhi, chi come doveva bere. Oppure il pane, prezzo politico del pane, riservato a chi lavora, lo straniero, turista, deve pagare prezzo pieno, si può capire. Ma se è un lavoratore straniero, allora deve pagare prezzo basso. Ma se è un lavoratore straniero che guadagna bene, tipo diplomatico, va per dice uno che non lavora, prezzo alto. Allora per andarsi a comprare un panino ci voleva il passaporto, la dichiarazione dei redditi, eccetera, eccetera. Naturalmente proposte di questo tipo, queste sono ridicole al massimo, ma le altre, per esempio, proponeva una patrimoniale secca per risolvere il problema del famoso disavanzo, che allora era di 100 miliardi contro, parlavamo agli euro di oggi, contro il 2000, per risolvere questi 100 miliardi proponeva una patrimoniale secca pari al 20% della ricchezza italiana, di tutta la ricchezza italiana. Quindi parliamo di una cifra di oggi sarebbe 400 miliardi, cosa del genere. Sì, venivano tutte bocciate queste cose. Ma veniamo alla guerra. Matteotti, allora, abbiamo appena sentito, nei convegni viene presentato come un pacifista, un nemico della guerra, eccetera, eccetera. Non è vero. Matteotti era una personalità aggressiva, nella guerra vedeva la possibilità della rivoluzione. Ha cominciato a scrivere già nel 1914 sulla lotta dei giornali, e qui lo ritesti, che la classe lavoratrice è interessata a ottenere un regime dove essa, profittando della sua forza numerica, possa prevalere nella lotta di classe. Una grande ribellione, questo è quello che abbiamo sognato, abbassa la patria, vogliamo una grande ribellione perché il proletariato possa scendere in piazza e conquistare allora una maggiore libertà con il trionfo dell'internazionale. In parole ancora più chiare, voleva mettere in campo 1 milione di lavoratori, per lo più dalle campagne, che prendessero il potere, si schierassero militarmente con la violenza contro quelli che volevano la guerra per imporre invece la vittoria del proletariato. Quindi una vera e propria guerra civile era pronta a scatenarlo perché era favorevole all'uso della violenza, se era violenza finalizzata per il potere. Il professor Romanato, che purtroppo non c'è ma che saluto, e ha messo queste cose in chiaro molto bene nel suo libro, che è uscito 3 anni fa, e già con Matteotti, un italiano diverso, pubblicato da Galizzi. Scrive testualmente Romanato: la guerra fu uno dei tornanti che decisero della sua vita, l'evento che scavò un solco incolmabile rispetto a tutti i suoi avversari e anche rispetto ai suoi compagni, perché non era appunto pacifista, non era neutralista, ma proponeva proprio questo tipo di reazione armata. Qui scrive così Romanato, attenzione: distinse il neutralismo cinico e calcolatore di Giolitti da quello internazionalista e ideologico dei socialisti, giungendo a proporre in aperto dissenso culturati un'insurrezione popolare, un'agitazione rivoluzionaria non a scopo dimostrativo, con il preciso obiettivo di sfidare il governo. E ancora più chiaramente, appunto, nei momenti estremi lo scoppio della violenza è indispensabile, quindi lo voleva, l'insurrezione popolare per fermare l'entrata in guerra militare e prendere il potere, la partenza della rivolta, la scintilla rivoluzionaria capace di cambiare il corso politico del paese, e dice Romanato, è
vicino alla posizione di Lenin, che vuole trasformare la guerra imperialista in guerra civile. Ma fin qui siamo praticamente d'accordo. Quello che io non capisco, e qui ritorno al discorso con cui ho aperto, è perché bisogna sempre, sia sempre necessario, mettersi quanti di lutto quando uno parla di lutto. Perché anche uno storico che ha lavorato scientificamente e logicamente come era nato, dopo queste parole che cosa scrive? Scrive testualmente: Matteotti fu uno dei pochi che seppe guardare lontano. Proponeva la guerra civile, voleva mettere in campo 1 milione di lavoratori contro probabilmente un altro 1 milione che voleva la guerra. Quindi si andava 1 milione contro 1 milione. In passato, qualunque delle due parti vincesse, sarebbe stato un disastro, perché se vincevano i bellicosi, schiacciavano nel sangue centinaia, 1 milione di lavoratori. Cioè, certamente le cose non si vedevano a posto. Se vincevano i rivoluzionari, avevamo quello che è successo in Russia, lo sterminio della famiglia reale, l'Unione Sovietica, quindi non vedeva la volontà, non vedeva. Punto. E viene ribadito questo, e dice Romano, uno dei pochi della volontà, c'è un passaggio in mezzo che voglio anche leggere, perché si batte su un punto per cui Matteotti è anche famoso, il suo coraggio, il leggendario coraggio. Allora, mentre stava presentando questa sua linea aggressiva, rivoluzionaria, pronta allo scontro diretto, ci racconta un altro che il 2 maggio, quando ormai era già decisa la nostra entrata in guerra al fianco dell'Intesa, organizzò a Rovigo una dimostrazione di segno contrario. Concluso il comizio, continuò a passeggiare per la piazza della città, sfidando la folla inferocita che lo minacciava gridando di Matteotti. E Aldo Parini, il presente, ha ricostruito l'episodio ricordando la spavalderia con cui si fa il positivo. Devo dire che in 10 anni che ho studiato Matteotti non ho mai capito questa spavalderia, che è finita con un paio di pugni in faccia a Lungotevere armando a Brescia prima che lo ficcassero vigliaccamente, perché era un ciclo notturno, lo ficcassero dentro l'automobile per ammazzarlo. Forse vado troppo in là, ma in questo coraggio insensato, perché quel giorno che se ne uscì da casa nel pomeriggio poteva prendere un tassì, poteva farsi accompagnare un amico, non lo fece, vedo quasi qualche traccia di psicopatia che ha dimostrato anche durante la sua attività. Quindi dobbiamo dire che per quanto riguarda il fenomeno deciso della grande guerra, è stata una fortuna che sia stato ascoltato, è stata una fortuna che il Partito Socialista stesso lo abbia isolato, curato, eccetera, ma dobbiamo aggiungere che continuò a portare dentro di sé questa scintilla rivoluzionaria. In altre occasioni ha detto: io sono pronto a mettere anche in Parlamento, anche alla Camera, sono pronto a opporre violenza a violenza, e quindi avrebbe potuto scatenare un conflitto in quegli anni, parliamo tra il 19 e il 24, anche perché era un provocatore dei toni molto offensivi. Mussolini era uno di quelli che ha trattato meglio, ha trattato molto peggio a parole, aggredendo Minitti, Giolitti, Bonomi e anche Facchi, chiamandoli chiaramente in aula assassini, ladri, imbroglioni. Ripeto, ha cominciato dicendo a Nitti di aver pagato le lezioni, a Giolitti ha detto di Facchi di essere un ladro, un complice di assassini, e così a tutti gli altri. E il famoso ultimo discorso, adesso concludo, del 30 maggio, considerato l'ultimo, questo ci ha mandato, del 30 maggio 1924, quello che sta nei libri di scuola,
quello per cui si è scritto, si è detto che dopo il discorso di ciò firmato la mia dichiarazione di mobili mi uscirà, è un discorso senza senso. Matteotti si presentò avendo perso le elezioni in maniera disastrosa, aveva avuto 50 voti, 50 seggi dai 156 che aveva avuto nel 1919, quindi le elezioni erano andate malissimo. Si presentò di fronte a 400 deputati di vario colore, c'erano cattolici, c'erano liberali, dicendo: avete imbrogliato le elezioni, avete truccato, dovete andarvene, questo Parlamento non è valido. Quindi gli rispose brusamente: e le prove? Dice: tocca a voi, questi che dico io sono i fatti, tocca a voi dimostrare che siete. Ma come? Era considerato un grande giurista da cattedra universitaria, imponeva l'obbligo della prova agli accusati. Dove io dice: io questi sono i fatti e voi lo vedete. Poi io non capisco perché va arrabbiato. Dice: io sono solo esponendo fatti, quindi non c'è motivo di dire, se sono i fatti, avete rubato, avete imbrogliato. Si votò e per la proposta di Matteotti di annullare le elezioni votò Matteotti, votarono i socialisti e i comunisti, quindi 50, 60, 70, tutti gli altri erano contro e o si astenne. E lì c'erano persone appunto come De Gasperi in quel Parlamento. Quindi voglio dire, questo atteggiamento aggressivo, brutto, aggressivo, che ha dimostrato in tutti i suoi anni alla Camera, offensivo, provocatore, a Croce ha detto in faccia che era un rimbambito, dice: lei caro Croce sta con la testa tra le nuvole, pensa che dovrebbe andare in Lazio, oppure delle cose pratiche, Giolitti dice: lei è un vecchio riverniciato, se ne vada, eccetera. Questo atteggiamento aggressivo, offensivo, provocatorio, ripeto che certe volte sfiora la psicopatia, è anche quello che ha creduto di poter portare in un momento così drammatico come quello della Grande Bretagna. Grazie. Ringraziamo ovviamente il professor Piozzo per l'esposizione dell'argomento che avevamo insieme concordato e voglio fare tre brevi considerazioni. La prima è che questa relazione prelude alla pubblicazione di un'opera che poi dal 19 al 1924 del parlamentare. Questo Matteotti politico aveva effettivamente quei requisiti che gli sono stati attribuiti poi dalla narrazione storiografica? Domanda questa che ne sottintende un'altra, e cioè: noi abbiamo una storiografia matura in Italia o per molti aspetti abbiamo ancora una storiografia, non storiografia, ma semplicemente apologia di certi passaggi e di certi personaggi? Nel caso specifico, Tiozzo, che spero di non creare dei problemi personali, colui che non nasce come storico, ma nasce come storico della letteratura, non di storia politica. Sì, però poi da un quarantennio a Göteborg si è occupato di storia della letteratura con una produzione imponente. Cioè un paio di scaffali di volumi importantissimi sul romanzo blu, sulla letteratura del Settecento, su una quantità di autori della narrativa italiana che ha riscoperto e riproposto in modo sistematico, lavorando a tappeto su una quantità di problematiche della nostra storia culturale. Peraltro, sottolineo che anche il premio nazionale Giorgio Carducci per la letteratura, quando il premio nazionale Carducci era un premio serio, questo lo dico con molta serenità. Abbiamo un altro premio nazionale Carducci che è Antonino Zarcone, Romero Zarcone, che è il premio nazionale Carducci per la storiografia. Peraltro San Paolo Romanato è premio acquisito
per la storia due anni addietro con il volume, la biografia di Papa Pio X. Ora, malgrado questa sua lunga frequentazione della storia della letteratura, Chiozza è poi tornato a riflettere sulla missione Matteotti, al quale ha dedicato un volume molto importante in cui ci sono due edizioni, La Giacca di Matteotti, nella quale mise in evidenza tutte le contraddizioni della letteratura storiografica sul caso Matteotti, che è pieno di mistificazioni, di punti interrogativi, di domande senza risposta, eccetera. Ora, a 90 anni, mi pare quasi giusto cercare di arrivare al punto. Nel ritratto che ha sinteticamente fatto il Matteotti, solo credo, perdonami, tengo su un dato interessante. Mentre da una parte proponeva la media patrimoniale, dall'altra si oppose a Giolitti quando Giolitti chiese la nominatività dei titoli, che fu la proposta parlamentare più coraggiosa della dirigenza liberale, perché avrebbe fatto emergere non solo tutte le fortune dei pescecani di guerra, ma anche la famosa finanza bianca, e cioè avrebbe messo le spalle al muro, il Vaticano e tutti gli interessi dei cattolici. Curiosamente, dimentichiamo che era un millenario che probabilmente erano tutti i titoli, e curiosamente Matteotti dice sì, ma questa riforma non basta, e quindi con l'argomento questa riforma non è abbastanza decisa, voto contro, che era la riforma più audace, ripeto, avanzata da uno statista. Lo stesso Palmiro Togliatti, nel discorso del 1950 tenuto a Torino su Giolitti, riconosce che Giolitti era capo del governo più avanzato che mai avesse avuto la politica. Quindi il ritratto che qui c'è stato presentato da Chiozza, di Matteotti, credo sia un ritratto sul quale converrà riflettere a lui, così come, e concludo in questo breve commento, sul fatto che una larga parte della dirigenza di tradizione liberale continuò ad appoggiare il governo in carica, quel governo presieduto da Mussolini, anche dopo l'affare Matteotti, l'oscuro affare Matteotti. Penso per esempio a Benedetto Croce, che vota a favore del bilancio del Ministero dell'Interno, che era il bilancio più delicato in quel momento, nell'autunno del 1924, e quindi prende una posizione, e Giolitti non va alla Camera a votare perché dava ormai per sottinteso che il bilancio sarebbe passato. Sono momenti importanti sui quali la fotografia ha fatto scendere una specie di coltre per oscurare, perché poi alla fine Matteotti è diventato una specie di alibi per tutte le viltà del comportamento di componenti parlamentari che scelsero l'Aventino anziché rimanere in aula, come fecero i Giolitti, come fecero il Partito Comunista d'Italia, e l'Aventino fu la prova del nome della incapacità dell'opposizione di saper fare l'opposizione in aula. Ed è importante credere su questo, perché può capitare nella storia d'Italia futura che le minoranze siano ridotte numericamente a piccola cosa. Se uscissero dal Parlamento e si dessero all'Aventino, sarebbero corresponsabili della fine della democrazia. Allora, ringraziare ancora il professor Antonio per il suo intervento. Passiamo ora alla parola, all'ultimo degli interventi, questo al professor Luigi Brunetti, che ci riferirà per ordine di discussione su Orlando. Ciao. Ordine in cerca di ordine. Prego. Grazie. Capita alcune volte che dal caos si generi l'ordine, ma può capitare anche il contrario, che dall'ordine si generi il caos. E questo fu il caso dell'ordine. La storia di questo caos generale che germò durante gli anni della guerra e che poi proseguì per un lungo periodo di tempo
l'origine va rintracciata nel 1877, quando in Francia, il Grande Oriente di Francia, compì la grande scelta. Laicizzò completamente l'istituzione, eliminò ogni religiosume dai suoi ordinamenti, dai suoi rituali, e mirò unicamente ad essere una unione massonica repubblicana, anticlericale, progressista, ma anche missionaria in un certo qual senso, perché siccome il fine della massoneria era quella di esportare il progresso, di combattere contro i fumi dell'ignoranza, del pregiudizio, e dunque di esportare il progresso, e dato che il paese del progresso, la nazione del progresso era la Francia, il modello francese doveva essere esportato ovunque. Assistiamo pertanto a un certo colonialismo massonico da parte del Grande Oriente di Francia. E questa idea della missione, dell'esportazione del laicismo, del progresso da parte della massoneria in ogni paese, contamina tutti in Francia. Contamina anche coloro che non erano stati in d'accordo con questo processo di laicizzazione completa della massoneria. Ad esempio, un caso specifico è quello di Oswald Verdi, grande esoterista, i cui libri sono stati da poco risumati dall'MND. Ecco, anche egli, che fugge dal Grande Oriente, il quale era stato iniziato nel 1884 e si rifugia prima nella Gran Loggia Simbolica Scozzese, poi è uno dei fondatori della Gran Loggia di Francia, anche egli comunque si autodefinisce uno spiritualista progressista, e come tale per 20 anni circa fu maestro dell'arte di una loggia, e gli argomenti che lui trattava andavano sì dai tarocchi, dalla simbologia più varia e più interessante, però trattavano anche la presenza delle colonie, come trattare con gli indigeni, la diffusione della massoneria oltre i mari. In questo desiderio di espansione del progresso francese nel mondo, il Grande Oriente di Francia divenne una associazione massonica istituzionalizzata e funzionale al Ministero degli Esteri della Francia. Da tutti i punti di vista, come attivista in determinate zone che sarebbero diventate zone di influenza, a prestarsi come servizio anche di informazione. Le cadere di Francia agitarono in maniera profonda e sta assolutamente coinvolgente nelle vicende della massoneria italiana. Durante la Gran Maestranza di Adriano Lenni, i rapporti fra massoneria italiana e massoneria francese erano sul livello di zero assoluto. Tra l'altro, a Grande Oriente di Francia, il governo Crispi, filogermanico e con aspirazioni coloniali, non andava assolutamente bene, dunque non andava bene nemmeno la massoneria italiana di Lenni, che appoggiava Crispi, il quale tra l'altro era un confratello. Le cose iniziarono a cambiare nel 1903, quando il Presidente della Repubblica Francese Émile Loubet fece un viaggio in Italia, che il frangente tra l'altro
Ettore Ferrari che sostituì Nathan, questo processo di avvicinamento subì un'accelerazione notevole, anche perché Ettore Ferrari per prima cosa inglobò la Federazione Massonica di Milano, che era diretta da Malachia di Cristopolis e che contava circa 36 loggi. Era una comunione che era stata fondata dal Grande Oriente di Francia ed era diretta dal Grande Oriente di Francia. Quando vi fu questa inglobazione, l'avvicinamento fra Grande Oriente di Francia e Grande Oriente d'Italia diventò totale. E in pratica il Grande Oriente d'Italia diventò speculare della più grande obbedienza transalpina e ciò portò alla fine della rottura del 1908 con la divisione della massoneria italiana. Tra l'altro gli scissionisti che seguirono Saverio Freda rimproverarono al Grande Oriente d'Italia proprio questa sua francesizzazione, che Ovidio Gani diceva che il Grande Oriente d'Italia era ormai una miscela radicale e socialista. Saverio Freda disse in un'intervista al giornale al Corriere della Sera addirittura che era una copia, una brutta copia del Grande Oriente d'Italia del Grande Oriente di Francia. La divisione fu assoluta fra le due comunioni e l'una, la Loggia d'Italia, cominciò a fare l'esatto contrario di quello che faceva il Grande Oriente d'Italia. Fra l'altro il Grande Oriente d'Italia assunse sempre di più una deriva sì simile, del tutto simile al Grande Oriente di Francia, però all'opposto come rapporto con le istituzioni. Perché mentre il Grande Oriente di Francia era in completa sintonia con il governo della Repubblica Francese, all'interno del Grande Oriente d'Italia vi erano delle radicate componenti repubblicane, assolutamente contrarie alla monarchia, di un repubblicanismo radicaleggiante, tant'è vero che la prima era del 1917 i rapporti di polizia gettavano anche un certo allarmismo sulle posizioni della massoneria italiana e di Grande Oriente d'Italia, perché si pensava all'ipotesi di un colpo di stato massonico, con tanto di sequestro della famiglia reale, con tanto di nomina di una costituente che avrebbe avuto a capo Vissola. Note, naturalmente, probabilmente unicamente nate da un certo allarmismo, ma discorsi di questo genere certamente si facevano. Le posizioni della Gran Loggia d'Italia erano naturalmente completamente diverse, profondamente più monarchiche, nazionaliste, eccetera. Questa divisione assoluta e totale di posizione si ebbe anche durante il periodo della guerra. Già precedentemente, l'anno scorso, parlavamo della posizione del Grande Oriente d'Italia, il suo interventismo e invece le posizioni più moderate della Gran Loggia d'Italia nel 1915. Nel 1915 almeno la leadership della Gran Loggia d'Italia con Saverio Crea seguiva una linea, diciamo, giolittiana, propendeva per la neutralità per il motivo che si paventava un'impreparazione dell'armata ad affrontare la guerra, si avevano seri dubbi di cosa
la denuncia del trattato d'alleanza con l'Austria Ungheria il 3 maggio e poi il 5 maggio l'evento di quarto con tutto quello che con no, le carte furono scoperte. Il re non partecipò all'inaugurazione del monumento ai mille e a Garibaldi, non partecipò come non partecipò il governo perché il momento era delicato, però nel telegramma che il re scrisse al sindaco di Genova, il generale Massone, il telegramma finiva con traggo la fede nel glorioso avvenire d'Italia, che pareva in maniera tangibile una promessa di guerra. E poi a interpretare questa promessa di guerra nella maniera più consona possibile e immaginabile ci pensò D'Annunzio con il suo discorso rivolgendosi al re assente e presente e al popolo di Genova che chiamò corpo del risorto San Giorgio. Il discorso termina, il discorso è un peana per la guerra, per il fatale avvenire, l'Italia è destino d'Italia, e come ben si sa, terminarono con questo richiamo quasi blasfemo al discorso della montagna mutuata da Matteo, che termina con la frase ad effetto: beati i tornanti con le vittorie, perché verranno in viso novello di Roma, la fronte incoronata di Dante, la bellezza trionfale d'Italia. Ormai il dato era tanto. Era evidente che la guerra era lì, le manifestazioni si moltiplicarono in tutta Italia, Bongiorini fu accusato di essere complice dello straniero e nemico della patria, la guerra alle porte. Anche l'atteggiamento di Ferrer cambia immediatamente. Il 26 maggio del 15 convoca il Supremo Consiglio, spiega le ragioni della guerra, in fin dei conti siamo tutti italiani, se questa è stata la scelta dobbiamo andare dietro questa scelta. D'altra parte motivi per fare la guerra, sì, in effetti ci sono, è il compimento del percorso risorgimentale, terre irredente, questi paesi che abbiamo di fronte a noi tengono sotto il tallone dell'oppressione taluni popoli, la guerra dunque è anche giustificata. E per giustificarla ancora di più scrisse una sorta di messaggio a Austria, a tutti i supremi consigli, a tutte le comunioni scozzesi con le quali era collegato nel mondo, per spiegare le ragioni dell'entrata in guerra dell'Italia, nonostante vi fosse un precedente trattato di alleanza con le stesse, e dunque cercando di giustificare una posizione sicuramente di non spicchiata realtà da parte del Regno d'Italia. Questo furono le uniche cose che fece comunque Ferrer, che rimase per i mesi che gli restarono da vivere sempre lontano da questo desiderio di guerra, sempre abbastanza critico anche se tacendo. Poi il 29 dicembre del 15 morì e fu sostituito da Leonardo Ricciardi, che sicuramente era una persona molto più debole e con minore passato di lui, e dunque con difficoltà anche a guidare la comunione molto forte. E Ricciardi sceglie un'altra strada, quello di diventare non solo interventista, ormai parlare di interventismo quando si era già in guerra è assurdo, però diventare fortemente guerrafondaio e buttarsi nella propaganda di guerra con tutta la forza possibile e immaginabile. Ad esempio, il 24 maggio del 1916 scrive un telegramma al re nel quale
sfoggio di un bellicismo assoluto, anzi il telegramma appare addirittura irriverente quando, parla dell'esigenza assoluta e immediata della dichiarazione di guerra anche nei confronti del, del Carese, dell'impero tedesco, perché la guerra deve essere totale. Mi sembra che la dichiarazione di guerra alla Germania sia stata il 27 agosto del 16, che antecedente a questo. E poi fa scrivere dal suo segretario, che è Vittorio Paolo Palermo, in via poco sostituirà, una balaustra, un messaggio a tutte le potenze massoniche collegate, dove si parla delle atrocità commesse dai tedeschi e degli austriaci sulle popolazioni inermi, sul fatto che bisogna stare attenti e boicottare, soprattutto nei paesi neutrali, l'influenza dell'economia germanica, e esalta ancora una volta questa guerra che è intesa come guerra di liberazione. I suoi documenti continuano a moltiplicarsi per tutto il 1916, addirittura nel dicembre del 1916 convoca a Roma un simposio internazionale, dove si scaglia e fa l'intervento finale, ma tutto esalta i risultati militari conseguiti dall'Italia, l'eroica capacità del paese di essere entrato in guerra in condizioni non tali per affrontare un nemico così preparato e dalla capacità di organizzazione del paese, delle vittorie che aveva colto il tricolore, e poi si scaglia contro ogni ipotesi di pace, contro ogni strada breve per far terminare la guerra. No, la guerra doveva essere condotta fino in fondo e doveva portare alla eliminazione dei paesi che l'avevano causata, cioè questi imperi dovevano saltare assolutamente. L'impero austro-ungarico doveva scomparire dalla carta geografica. Nell'aprile del 1917, poi per l'entrata in guerra degli Stati Uniti d'America, scriverà un'altra lettera a tutto il mondo massonico di esaltazione per gli Stati Uniti, che rappresentano un vessillo di libertà per l'intero paese. E infine il 24 maggio scrive il suo documento più celebre sulle Nazioni Caserme, che è ancora una volta una sorta di accusa nei confronti dell'Austria-Ungheria e dell'impero tedesco, che sono raffigurati non solo come paesi militaristi e paesi dove vige solamente una tirannide asfissiante, e non solo sono paesi che tendono a soggiogare altri popoli, a tirarli in schiavitù, ma rappresentano anche la barbarie più assoluta, dove ogni elemento di civiltà e di libertà vengono soffocate. E verrà poi la rotta di Caporetto e altre azioni, per esempio il 27 novembre ci sarà una riunione in urgenza del Supremo Consiglio per vedere come si può aiutare a dare il massimo supporto alla patria così in grande difficoltà, però di lì a poco in pratica Mario Ricciardi viene sostituito alla guida dell'obbedienza con l'anziano Burgess, il quale lo sostituisce il 12 gennaio del 1917. Però siccome è un gran maestro Conte, è un gran maestro Burletta, sapeva benissimo che lì a poco avrebbe rinunciato all'incarico, era tutto preparato, infatti di lì a pochi mesi, nell'aprile, lascia e diventa, sovrano, gran commendatore, gran maestro,
Tito doveva essere già precedentemente Vittorio Raul Palermi, il quale, Vittorio Raul Palermi, anche egli è prodigo di documenti per la guerra, di documenti fortemente bellicisti. Egli, ad esempio, nel settembre del, siamo nel settembre del 1918, firma un manifesto, ormai è diventato rarissimo, ma sono sacco sul mercato antiquario, celebrativo di Porta Pia, nel quale poi arriva anche egli a scrivere che vi è la necessità per la pace del mondo, per il futuro assetto del mondo, della cancellazione dell'impero austro-ungarico. Dopodiché parla di tutte le rivendicazioni giuste, le indicazioni territoriali dell'Italia e degli altri paesi e vincitori, e finisce con un'esaltazione del nostro eroico paese e contro tutti coloro che ancora hanno dei virus, dei bacilli pacifisti. La guerra termina. E terminata la guerra viene pubblicato un numero speciale del periodico dell'Orologio d'Italia, Era Nuova, che è abbastanza interessante, anzi direi molto interessante, perché oltre a riassumere tutto quello che durante gli anni di guerra la Comunione ha fatto per il paese e per la guerra, contiene documenti molto interessanti. Il primo documento è un messaggio di saluto di Paolo Don de Rivere, l'ammiraglio, il grande ammiraglio, quello che diventerà poi il duca del mare, e un messaggio, un telegramma che l'ammiraglio rivolge all'opera patriottica della massoneria di Vito Scorsese, che precisa che è quella per aver contribuito ad affermare nazionali diritti della patria sull'altra sponda. Don de Rivere faceva tra l'altro parte di questa comunione massonica, il suo nome è stato trovato nei registri del Supremo Consiglio, di cui era un membro effettivo, che rivolge questo saluto particolare alla presenza, a questa comunione massonica. Tra l'altro è estremamente interessante anche il redazionale, che parla della prima guerra mondiale come unica guerra massonica nella storia, prima e ultima guerra massonica, perché è combattuta unicamente per far affermare dei valori, e per affermare i diritti sacrosanti dei popoli. Dopodiché si portano tutti i vari telegrammi che l'allora gran maestro Palermi aveva indirizzato al re, a Diaz e altre figure apicali dello Stato, e dopo vi è il martirologio, cioè tutto l'elenco di tutti gli iscritti, tutti i massoni che come combattenti sono feriti durante il conflitto. Naturalmente sono quasi tutti decorati. La cosa interessante è che attraverso un gioco di ambiguità si tende a far passare quale scritto all'Orologio d'Italia che non lo era stato, come ad esempio Francesco Baracca, che sicuramente non aveva fatto parte dell'Orologio d'Italia, probabilmente aveva fatto parte di una roccia dell'obbedienza, diciamo, concorrente del Grande Oriente d'Italia, ma non dell'Orologio d'Italia. Ecco, non si dice che avesse fatto parte di una loggia dell'obbedienza. Si dice solamente che era un fratello, si dice che aveva conseguito il 18° grado, e si dice che questo fratello, nostro martire, no, è stata organizzata una tornata, una cerimonia funebre alla quale hanno partecipato
orazione funebre. Tutto questo è stato organizzato da una loggia che si chiama Alto Adige. Ecco, questo voler dimostrare l'aver conseguito una parte importante durante il conflitto, facendo sì che il volume della retorica anche negli anni successivi salisse, è una costante della Loggia d'Italia. Ad esempio, ancora nel 1921 si diffonde la moda di nominare in varie logge, dal Trentino-Veneto, da Veneto, sedendo nella loggia napoletana, quale fratello onorario iscritto alla loggia in vita ignoto. E si moltiplica anche l'usanza di organizzare tornate, cerimonie funebri per il milite ignoto. Di fondo rimane questa contrarietà, questa guerra sempre aperta nei confronti dell'altra massoneria, del grande potere d'Italia, perché poi sotto sotto il fine è quello di continuare questa guerra che ormai è una guerra di logoramento. Basti pensare, poi termino, che nel 1925, in pratica nell'ultimo numero, che era nuova perché di lì a poco la massoneria in Italia sarà eliminata per legge, il numero è tutto impostato sul perché della divisione del 1908. Si ritorna alle origini e fra l'altro si dice che la divisione nasce nel momento in cui il grande Oriente d'Italia comincia a fare la guerra a fratelli illustri. La prima vittima, primo fratello vittima di questa deriva laicista, materialista, filofrancese del grande Oriente d'Italia fu Giosuè Carducci. Lì c'è scritto Giosuè, dico Giosuè, non Giosuè. E Carducci, per aver aderito alle istituzioni, e Carducci aveva aderito alle istituzioni perché le istituzioni, cioè il trono, la corona, garantivano l'unità della patria. L'altra vittima, si dice, è stato Francesco Crispi, reo, è quello che gli si riporta di aver riconosciuto l'esistenza di Dio. E un'altra grande vittima è stato lo stesso Adriano Lemmi, le cui dimissioni poi dal Gran Maestro, favorite da polemiche antimassoniche esterne, furono accolte all'interno, cioè all'interno si usò armi antimassoniche per far sì che il grande Lemmi praticamente andasse lasciasse l'alta carica che aveva avuto guidato per anni e anni. Dunque la polemica continua in un caos che ormai diventa anche caos valoriale, cioè in questa guerra ormai dichiarata e che nel 1925 da anni e anni proseguiva, gli aspetti fondamentali della massoneria erano smarriti, cioè la massoneria era diventata una istituzione che non sapeva più di preciso cosa dovesse fare e quali fossero i suoi fini e i suoi scopi. Questa confusione assoluta e totale, dovuta in gran parte a una polemica che l'aveva corrosa all'interno, facilitò sicuramente l'eliminazione per legge che il regime ormai consolidatosi decretò nel 1925. Grazie.
apprezzato, no, ma questo è stranissimo, va bene. Dicevo, ringraziamo veramente il professor Luigi Brunetti per l'ampia e documentata relazione su un aspetto che la storiografia in tempi recenti ha considerato un po' secondario nella storia d'Italia, cioè il nesso tra le istituzioni massoniche e la vita pubblica del paese e anche specificamente la vita militare. Lo ha fatto con straordinaria obiettività, credo tutti sappiano che Luigi Brunetti è stato per 6 anni un sovrano gran maestro della Gran Logia d'Italia e questo non gli impedisce di parlare della storia dell'istituzione in termini obiettivi, così come ha fatto oggi, non solo nella parte finale della relazione, nella quale ci ha ricordato che le due obbedienze erano un po' come i polli di Renzo, che si beccavano l'uno con l'altro quando ormai la situazione era drammatica per entrambi, perché erano alla vigilia dell'autoscioglimento per via di quella legge nella quale la massoneria non viene neppure nominata, ma è la legge sulla appartenenza dei pubblici impiegati alle associazioni, ad associazioni, con il divieto per i pubblici impiegati di appartenere a associazioni segrete. E fu un colpo che le due massonerie ricevettero autoaccusandosi di essere segrete, perché nessuno in fondo glielo ha chiesto. Fu una decisione improvvisa che ripeto è anche autoaccusatoria. Perché questo tema? Beh, due ragioni, credo. Anzitutto, perché, che lo ha ricordato anche Brunetti, all'indomani della vittoria le istituzioni ringraziano formalmente la massoneria per il contributo che essa ha dato al risultato finale. Ci sono i telegrammi di Vittorio Emanuele III che tramite l'aiutante di campo fa pervenire sia a Torrigiani, gran maestro del Grande Regno d'Italia, gran maestro del Grande Regno d'Italia, che alla Gran Loggia d'Italia. E poi perché oggettivamente la massoneria è presente nella vita militare, allora che si vede. Comandante della seconda armata, Luigi Capello, era notoriamente massone. Il principale storico della Grande Guerra e organizzatore della memoria della Grande Guerra, Angelo Gatti, era non solo massone, ma affiliato alla loggia propaganda massonica. In modo totalmente riservato, chiese l'iniziazione nel giugno del 1917, quando cominciò un suo sotterraneo, temporaneo dissenso nei confronti della posizione tenuta sul tema del rapporto tra esercito e paese dal comandante supremo Luigi Cadorna, della cui fiducia Gatti era onorato. Non solo, ma vi è tutta una serie di altre figure significative dell'esercito italiano che appartengono ora all'una, ora all'altra obbedienza, o come Ugo Cavallero appartengono sia all'una sia all'altra. E Ugo Cavallero, che è fondamentale nella preparazione di Vittorio Emanuele, ha a fianco Ferruccio Parri, ha a fianco una serie di altre personalità eminenti che apparteranno anche alla massoneria successiva, come il generale Messe, di cui si è occupato a lungo Antonio Franzacone. Ma insomma è impossibile raccontare approfonditamente, documentariamente, la storia d'Italia senza passare attraverso questa istituzione e al conflitto, ma diremo qualcosa riguardo nelle conclusioni, al conflitto tra massoneria e, tra virgolette, partito nazionale, che non vuol dire nazionalisti, vuol dire una cosa diversa, cioè l'idea di un partito nazionale onnicomprensivo, in un paese che non poteva averne due, non poteva avere da una parte un partito nazionale e
e dall'altra una istituzione che si rivendicava quale depositaria e artefice del risorgimento. Ti ringraziamo molto, Luigi, per questa relazione documentata su un aspetto, ripeto, molto trascurato e che richiede quegli approfondimenti che la tua relazione ci invita a fare. Prima di tracciare sinteticamente, rapidamente, le conclusioni, quando me ne autorizzerà il presidente di questa seconda sessione della 17ª scuola, io penso che sarebbe utile forse aprire un dibattito, sentire qualche domanda con risposte brevi per poi avviarci alla conclusione della scuola. Mi pare che l'onorevole San Carlo Lenner sia già pronto a intanto un ringraziamento ai relatori, nel senso che ho appreso tante cose che non sapevo. Vedete, il dramma di chi spende che la vita studiando è sempre presente, poi di continuazione di essere ignorante. E quindi vi ringrazio. Devo dire ad alcuni di voi, in particolare a Chioffo, perché avendo fatto da giovane il boxer ho preso abbastanza bene il cazzotto sullo stomaco che ci hai dato, svelando diciamo l'altra fascia di un mito, il socialismo, e io sono il socialista. Tra l'altro, quando si dice scienza storica, che è una definizione un tantino esagerata, ebbene uno storico si avvicina in qualche modo alla scienza se anche davanti al documento scopre lui, no? Lo studia, lo esamina, se rende conto se è attendibile o meno e se è attendibile. Questa è l'unica possibilità di fare scienza da parte di un può avere le sue idee, può avere i suoi diritti, ma non può mai, attenzione, non pubblicare anche quello che a lui sembra scorso. A Carigiuri, che ha attualizzato la porta con un'ironia del mondo apprezzato, e vorrei aggiungere come attualizzazione una espressione di un sociologo straordinario come Le Pol, quello che ci ha insegnato che cos'è la folla, e questa espressione che si attacca fortemente a Mussolini, stando il tema, ma che riguarda ogni leader carismatico, e scrive a Ribolta, cioè, dopo aver descritto la folla come inclusiva, irritabile, eccitabile, aggressiva, abbastanza stupida tra l'altro, e osserva Ribolta, chi si appoggia alla folla può salire molto in alto e molto in fretta, ma sfiorando sempre il ciglio della lupa d'Arpea e con la certezza di precipitare un giorno in quella stessa. Mi pare di una qualità sempre in ogni secolo, ma direi in questi ultimi due secoli ancorissima. E ancora volevo fare una nota, un'aggiunta alle parole di Acco, che ringrazio perché riesce ogni anno a organizzare un convegno molto importante e di grande spessore, ha fatto quasi una nota di CD perché sarebbe uscito da Valentino per tornare in Parlamento. Giustissimo. Io aggiungerei, essendo lo storico del comunismo, che fu un ordine pressante di
un'altra cosa dice te, perché ma questa è simpatica, è questa, questa osservazione che hai fatto tu, assessore, che è meglio perdere, la guerra. Vedete, quando ho lavorato, io ho lavorato sia in una sovietica, poi anche in Russia, ho lavorato anche in Polonia, lavorato scrivendo articoli in Polonia. E io ricordo, in Polonia negli anni 80 c'erano grandi file perché il cibo mancava. I cittadini polacchi avevano teste per acquistare tutto, insomma, quel poco che c'era, pane, farina, patate. Già arrivare alla camera era una cosa impossibile. E stando in fila con il professore, tra l'altro uno storico, un amico, e lui mi disse: senti lei, io avrei un'idea per liberarci dal comunismo, dai russi e dalla fame. Se noi polacchi facessimo guerra agli Stati Uniti, perdendo subito la guerra, saremmo in base e avremmo cibo, libertà, macchine, tecnologia. Perché mi pare che questo concetto è diffuso spesso in quei luoghi dove, dove si soffre una situazione. E come, come ultima cosa, io direi che è vero però che Giolitti è stato un statista molto raro, tuttora, perché Giolitti aveva un pregio che allora, a parte i bollini del continente, era un uomo concreto, pensava a quello paese come un bravo padre pensa alla sua famiglia, quindi senza servizi, senza enfasi, ma con grande praticità e competenza. Ci sono altre richieste e interventi? Opere scritte, penso per esempio a Firmo,
quindi ai tanti che furono presenti con accordi significativi di Manlio Grosio, Lungo, eccetera, e anche molti parlamentari attenti alla storia culturale, a cominciare da Cunese, Adolfo Sarti, che fu anche ministro della difesa e carica di cui andò sempre orgogliosissimo, ebbe nel corso del tempo la fortuna di avere la responsabilità dei dicasteri della difesa e della pubblica istruzione, che sono i due ministeri principali, quelli importanti per la coscienza del paese, insieme naturalmente con il ministero degli esteri e la proiezione dello Stato nei confronti della politica internazionale. Abbiamo poi avuto il patrocinio della provincia di Alessandria, del centro urbano Artazzi di Alessandria, dell'associazione studi scozzese, dell'Istituto per la storia del Risorgimento, ma voglio ricordare in particolare quello dell'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, presente con il suo già capo per lunghi anni, il colonnello Zarcone, e poi le istituzioni che sono particolarmente care, vale a dire l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, e l'associazione degli ex allievi della Museveva. Voglio ricordare che il sostegno delle istituzioni ci viene non solo dal banco che ci ospitano, ma anche, come nel caso dell'amministrazione provinciale di Cuneo, dal concorso che danno per la pubblicazione degli atti. La 17ª scuola, stiamo concludendo, vedrà i suoi atti subito pubblicati in volume, subito vuol dire una pena, i relatori ci faranno intervenire i testi, così come abbiamo fatto dei due convegni dello scorso anno che sono consegnati a quest'opera 1914-1915, il liberalismo italiano alla prova, l'anno delle scelte, che daremo poi in copia in omaggio ai presenti, e chi non avesse modo di ottenerlo adesso lo riceverà a casa e provvederò puntualmente a farlo vedere, perché noi pubblichiamo non per riempire buchi di magazzino, ma perché le idee circolino. E questo convegno, anzi questi due convegni dello scorso anno, sono legati dal punto di vista logico, cronologico, a quello che stiamo qui concludendo e che si riferisce a un brevissimo periodo, meglio dire a una settimana della storia d'Italia, ma fu una settimana drammatica e cruciale tra il 9 di maggio e il 16 di maggio. Il 9 di maggio è il giorno nel quale Giolitti decide di recarsi a Roma per fare quanto ancora si può fare per tenere il paese su una posizione di neutralità con un preciso programma, con una idea che è esposta già peraltro anche da Mario Parini. Giolitti non era un pacifista nel modo più assoluto, lo scrisse nella celebre lettera al capo Peano che venne pubblicata dalla tribuna di Olimpo. Disse: io quando è necessario fare la guerra ho dimostrato di saperla fare, e la fece con l'impresa di Libia, e la fece con una capacità di gestione del quadro internazionale, una situazione molto difficile. Quando l'Italia via l'impresa di Libia non ha il benestare preventivo della Gran Bretagna, c'è una lettera inedita fino a 5 anni fa che abbiamo pubblicato, dalla quale risulta che Vittorio Emanuele III scrive agli ultimi: speriamo che l'Inghilterra, che non lo sa, non si metta di mezzo. È la prima volta in cui l'Italia fa politica estera, grande politica, senza chiedere il permesso a nessuno. Ha il non benestare della Gran Bretagna, l'ostilità dichiarata della Francia, che arma la guerriglia turca e che incita anche gli arabi contro l'Italia, ha la netta ostilità di Berlino e di Vienna, che sono i suoi alleati, e un occhio non di riguardo da parte dell'impero di Russia, dell'impero zarista, che non gradisce il cambiamento del quadro politico internazionale, quindi è una politica di forte autonomia dell'Italia. Sottolinea sempre gli scopi dei nostri, indipendenti sempre, isolati mai, ma alla ricerca di una autorevolezza che faccia dell'Italia effettivamente una grande potenza. Quando nel quadro della guerra di Libia, perché la sinteticamente si ripetono ogni volta che l'Italia c'è l'altra, quando la guerra di Libia
si decide l'occupazione eroica del dodecaneso, si compie un altro balzo al di fuori di tutte le norme internazionali. Quello è il momento di massima indipendenza della politica italiana, attuata da un trio fondamentale, possiamo dire su quattro: il re Vittorio Emanuele III, la cui centralità nella storia d'Italia continua a essere oscurata da una storiografia miope, strabica, chiamiamola una scuola, ma incapace di vedere la centralità del sovrano ai interni statutari, perché così era in funzione dello Statuto Albertino 4 marzo 1848. Il re non era solo il capo supremo dello Stato, come recita lo Statuto Albertino, che vuol dire la sintesi, non era solo il capo dell'esecutivo, perché i ministri erano ministri del re, non erano ministri per forza propria, non ne hanno dato sovrano, ma comandava le forze armate di terra e di mare, dichiarava la guerra, e non è che la dichiarasse perché fosse autorizzato da altri, come è per esempio il Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica non decide di intervenire, anche se abbiamo avuto qualche Presidente della Repubblica tende, non facciamo nomi, tendenzialmente incline a precedere, a scavalcare il Parlamento con dichiarazioni personali sulle quali ha già detto e scritto il professor Rizzo nel suo volume sui capi dello Stato, quindi non ci ritorno. Quindi il ruolo del sovrano, su quale uscito è pochi mesi fa un libro da cui lettura raccomando, credo, di Vittorio Emanuele Troisien Fasco Fasil, che è un titolo riduttivo di Frédéric Lemoal, in Francia, curioso, che è la migliore fotografia quasi scientifica, non sia in italiano ma in appunto in francese. Dicevo, questo sovrano è centrale nella costruzione per la comprensione della storia di quel momento nel quale sono lui, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giovanni Gritti, il Ministro degli Esteri d'Italia di allora, il siciliano marchese Antonino di San Giuliano, e il Ministro della Guerra, già comandante dell'Arma dei Carabinieri, Paolo Spinardi. E questo quartetto che guida l'Italia con una armonicità e una sintonia straordinaria e efficace, raggiungendo il massimo di capacità di realizzazione da parte del Regno d'Italia tra il 1861 e il 1946, quando cessa di esistere. Giolitti ha requisiti particolari, viene ricordato solamente come ministro dell'interno, presidente del consiglio, uomo, come è stato ricordato anche da Tener, facendo riferimento alle visioni riduttive del personaggio, addirittura ministro della malavita, scritto da Gaetano Salvemini, poverino perché aveva perso le elezioni, e anziché prendersi la con gli elettori, che non gli dà fiducia, ce la prese con il ministro dell'interno, ma perché così gli aveva suggerito di fare una di quelle, uno di quei quotidiani che sono, a avviso di chi parla, uno dei maggiori responsabili degli aspetti più negativi della storia d'Italia, cioè il Corriere della Sera, che manipolava l'opinione pubblica e che organizzava le campagne elettorali, e la cui acrimonia nei confronti di Giolitti rimane un tanto misterio, e anche la cosa di Luigi Albertini, il quale Albertini combatté prenuamente Giolitti, salvo poi la cosa che così mise l'Italia nelle mani di Mussolini. Albertini è un altro, caro Enrico, che di grande politica, non da più quanto, di grande politica, che fa il corso di Albertini, si rispa al produttore, è benissimo. Allora, Giolitti è uomo del Risorgimento, è uomo della unificazione nazionale ed è uomo delle istituzioni. Uomo del Risorgimento perché arriva da una famiglia che ha avuto dei grandi cospiratori nelle generazioni precedenti, sia la famiglia della moglie di Profumo, che hanno un ruolo importantissimo
San Martino, la cui storia è stata scritta da Antonino Zarco. Promosso sul campo perché alla fine della giornata, ferito, provvede ai suoi soldati prima di occuparsi delle proprie ferite ed è vittorioso sul campo. Quindi promosso generale, orgogliosissimo sempre della sua spada che è conservata da Giovanni Giolitti, che se noi non facciamo bene il ruolo di condurre il centro, ci aspetta con l'anima sciacquata. Uomo fedele di istituzioni, uomo che comprende la necessità, lo scrive infinite volte, di tenere la monarchia. Aveva la moglie repubblicana, Rosa Giolitti aveva tendenzialmente repubblicana, ne è discusso infinite volte da Greta, credo anche direttamente, perché alla moglie Rosa non piaceva il pasto, mentre Giolitti capiva che lo Stato richiede anche il pasto e il cerimoniale perché deve consegnare l'immagine di una serietà, di una gravità, come era la tradizione latina, come era la tradizione romana. Bisogna parlare anche attraverso i simboli, che sono quelli delle forze armate, che sono quelli della protesta, per cui l'ambasciatore è preceduto da una serie di segni. E Giolitti ha questa consapevolezza. Ed è per questo motivo che tenta, il 9 di maggio del 1915, di fare possibile per fermare gli interventi. E tutti conoscono questa vicenda, quindi non porto via tempo a analizzare. Diciamo solo che si trova dinanzi a una interpretazione dell'arrangement di Londra o accordo di Londra, non è un patto e men che meno in forza della quale interpretazione si ritenne o si riteneva che il re fosse impegnato come sovrano a tenere fede a quella ragione. Mentre esso era stato stipulato non dal regno, ma da un ambasciatore che dichiara per conto del governo la adesione dell'Italia alla intesa, perché quella è la sostanza della difesa, aderire a una a un trattato che esiste, quello esisteva, era il trattato tra Francia, Gran Bretagna e l'impero russo, che impegnava tutte le potenze firmatarie a due concetti che sono estranei alla storia politico-diplomatica militare e quindi della storia generale. Fino a quel momento sono fatte guerre per vincere, conquistare, ingrandirsi, eccetera. L'intesa invece pone due condizioni: uno, che le tre potenze combatteranno sino alla vittoria, uno, due, che non saranno consentiti armistizi neppure unilaterali. E questo che poi spingerà i bolscevichi a chiedere la pace senza condizioni e senza risarcimenti. Cioè, quindi uscire da tutta questa logica nuova della intesa. Aderendo l'Italia all'intesa, si lega le mani, perché si mette in una condizione di non poter trattare mai con il nemico. Ora è notorio che quando si fa la guerra con qualcuno si tratta con il medesimo per fare assolutamente venire fuori. Ora l'interpretazione secondo la quale il sovrano era istituzionalmente e personalmente vincolato a questo accordo era un'interpretazione eccessiva e secondo Giolitti che in realtà quell'accordo vincolava esclusivamente il governo e non la e vincolare il governo significava che quindi bastava cambiare il governo con un voto del Parlamento e sarebbe interrotta la necessità dell'intervento, il quale peraltro prevedeva che cosa? Un fatto di enorme gravità, e cioè l'ingresso in guerra entro 30 giorni senza che il comandante supremo ancora ne sapesse nulla, come Antonino Zampone ha ricordato mille volte. Luigi Cadorna apprende per caso il 6 di maggio e entro 3 settimane deve entrare, deportare
e l'ambasciatore immediato allora ha richiesto di chiarire, questo dagli inglesi, di chiarire da voi con chi entrate in guerra, di chiarire, noi entriamo in guerra contro l'Austria e con quelli che andassero in aiuto dell'Austria, che è un modo piuttosto ambiguo per far capire che non si sarebbe fatta la guerra con la Germania, mentre Francia e naturalmente Russia e Gran Bretagna non hanno in guerra contro tutte le potenze della triplice, non solo Germania e Austria-Ungheria, ma anche la Turchia e poi la Bulgaria. Con questo tipo di interpretazione forzata e ambigua, noi non ottenemmo la stima, l'apprezzamento di nuovi alleati, la vera amicizia, ottenemmo un'alleanza parziale militare, ma non una vera alleanza. In più, quando gli Stati Uniti entrano in guerra, nell'aprile del 1917, subito dopo l'inizio della rivoluzione in Russia, per cui entrano perché capiscono che a quel punto possono mettere le mani sull'Europa, perché la Russia ne sta uscendo, non aderiscono all'intesa, non condividono affatto l'intesa, ecco, sulla base dei 14 punti di Wilson, peraltro qui ci sta benissimo spacciato per una storia che lui non aveva fatto, ma sono estraviso per Wilson, al quale dei considerati non c'era proprio niente, e Wilson non si ritenne affatto vincolato all'intesa e quindi non si ritenne affatto vincolato all'accordo di Londra. Fece la sua politica estera nei confronti dei boemi, nei confronti degli slavi, anche aiutato dalla parte slava, ma non facciamo pettegolezza, e in concreto si ritenne come mani libere nei confronti del corpo. E questo peso è enormemente delle sue conclusioni del conflitto. Come è ben noto, lo abbiamo detto da ieri, evidenziamo ancora oggi incidentalmente, protagonista divenne non già il Parlamento, non già un partito, neppure Giulietti, ma la Mezza, e l'organizzazione dell'attentato alla vita di Giulietti, che viene quindi costretto a lasciare Roma perché questo re lo avverte che è in corso un attentato, lo sanno, alla sua vita, che potrebbe essere effettuato, andare a effettuare per 4 ore, e quindi in 2 ore di tempo Giulietti lascia la città e manda 4 biglietti per il treno da Roma a Torino, alla moglie che era a Frascati e al personale di servizio, dove si chiude la sua fase romana e si chiudono quei 7 giorni, sui quali, dice Salvatorelli, cito la sua formula, il potere monarchico nelle mani di Vittorio Emanuele III ha funzionato come potere determinante in modo e misura tali che si può ben parlare di 3 colpi di Stato, se non in un rigoroso senso giuridico della parola, senso che non è facilmente precisabile, perlomeno in riferimento alla prassi consuetudinaria e nel significato politico-morale, che è quello più importante. Io credo che invece il centro giuridico adotta un altro metodo, e cioè cerca di seguire il rigoroso senso giuridico e lascia ai margini le valutazioni politico-morali che sono estranee al metodo socratico. Noi cerchiamo di capire veramente come andarono le cose e quali furono o non furono i colpi di Stato. Come noto, Salvatorelli, nell'articolo del 1950, individua la sua retaggia in chioda al colpo di Stato del maggio 1915, colpo di Stato 1922 ottobre, colpo di Stato del 25 luglio 1940. Partendo da quest'ultimo, a Mussolini dei posti di Torino Emanuele III, saltando il Gran Consiglio, quindi non fu un colpo di Stato, fu semplicemente una continuità dello Stato. Nel 1922 il re affidò a Torino Emanuele III, per Mussolini, la formazione del governo, perché gli avevano detto tutti, gli avevano detto i gradi, i cattolici, i sociali, la Chiesa, la Confindustria, le banche, tutti erano d'accordo per l'incarico di Mussolini, e infatti nel governo Mussolini entrano tutti, tranne i repubblicani, i comunisti e i socialisti, cioè ci sono dentro tutti. Entrando in massoneria, mandano gli auguri, complimenti fermissimi nei confronti di Mussolini, quindi è veramente una leggenda che si sia trattata di un colpo di Stato. E quello del 1915,
senza sognino di tenere indispensabile, ma abbiamo anche un avversario politico interno. Una classica guerra civile, guerra tra fazioni del mondo liberale, perché saranno ragionando sulla base dell'esperienza del 1914 che quando si parla dell'intervento viene solitamente dimenticata di un errore storiografico. La settimana rossa, che è quella che vede due regioni e mezza improvvisamente nelle mani degli anarchici, dei socialisti, e c'è una specie di situazione pre-insurrezionale in un paese che nel 1904 aveva avvenuto il primo sciopero generale espropriatore in Lombardia, eccetera, e che vedrà quasi delle fabbriche una visione già di rivoluzione sulla scia impera bolscevica. Tutto ciò detto, sintetizzato, e per giudicare quindi il titolo di questa 17ª scuola, maggio radioso, secondo la forma annunziata, o colpo di Stato, due utilissime considerazioni su quale fu l'esito del conflitto. Apparentemente esula dal tema della scuola, però credo che forse valga la pena spendere una sola parola. Alla conclusione della grande guerra, l'Italia ottiene due risultati politicamente catastrofici. Non confina più con l'impero austro-ungarico, multietnico, plurireligioso e sostanzialmente ormai debole, ma confinerà con due stati, uno dei quali è palesemente avversivo, cioè la nuova Jugoslavia, che mira il dominio dell'Adriatico, quindi sarà sempre in conflitto con l'Italia. Prima che precede la sua declarazione. E poi confinerà con una debolissima Austria, sicché il risultato finale sarà l'annessione dell'Austria da parte della Germania. Quindi nel 18 l'Italia sconfigge l'impero austro-ungarico e la mette l'Austria nelle condizioni di rifugiarsi nelle braccia della Germania con o senza Hitler. Perché in realtà è semplicemente la conclusione della guerra tedesco-germanica del 1866, che è data la vendita nel suo intervento. C'era questo braccio di ferro che durava dai tempi di Bismarck e di Francesco Giuseppe, che si conclude nel 1938. Mettiamoci insieme per dominare quei popoli che una volta avevamo dominato. I boemi erano scomparsi dalla battaglia della Montagna Bianca del 1620, hanno avuto la breve indipendenza e nel 1938 e altre probabili. Uno. Due, nella sua breve esposizione Suzmel ha ovviamente saltato o lasciato da parte uno degli articoli, a mio avviso, fondamentali dell'arrangement di Roma, l'articolo 15, in forza del quale le potenze dell'intesa avrebbero aiutato l'Italia a escludere la Santa Sede dal futuro trattato di pace. Perché l'Italia non confinava solo Francia, nei confronti della quale non abbiamo mai posto il problema dei confini naturali, politici, eccetera, con l'accordo di Roma, siamo stati ben zitti. Noi non confinavamo solo con l'Austria, la Svizzera, eccetera, ma confinavamo con le leggi delle guarentigie, cioè con i sacri palazzi nei quali l'Italia non ha mai esercitato dominio. Lo Stato del Vaticano di fatto esiste. Occorre solo la definizione giuridica. E l'articolo 15 cerca di esorcizzare quello che accadrà 10 anni dopo, e cioè i trattati lateranesi, Leopoldi, Gasparri, Mussolini, in forza dei quali la città del Vaticano riconosce il re d'Italia, che dal 1870 non aveva riconosciuto, ma al tempo stesso il re d'Italia riconosce lo Stato della città della Roma. Come risultato della grande guerra è la conferma di una deriva politica, di una incapacità di previsione di quello che sarebbe accaduto. Non si poteva chiedere ai cattolici italiani di andare in trincea
Abbiamo sentito parlare da Luigi Brunetti e da altri rettori dell'interventismo democratico, dell'interventismo, non so, dell'interventismo democratico, sta a cuore anche Antonino Zaccone, che ha scritto quel bel libro sui precursori. Ma alla fine il cosiddetto interventismo democratico non sarà la cosa, e a prevalere su tutti sarà l'interventismo dei nazionalisti, i quali riusciranno a mettere ai margini tutti gli altri e a divenire gli esecutori testamentari della Grande Guerra. Prima della Grande Guerra contavano politicamente quasi nulla, dopo la Grande Guerra invece aspirano a ottenere la egemonia sulla storia, sulla memoria, sulla costruzione dell'idea di guerra, scippando anche tutto ciò che aveva fatto la cultura italiana per decenni per costruire l'immagine della nuova Italia. L'altare della Patria non ha voluto Arca Rocco, l'altare della Patria non ha costruito Enrico Corradini. Questa fa parte della storia italiana precedente, viene inaugurata da Giovanni Giolitti nel giugno del 1911. Però poi viene occupato, ed è molto interessante che nella sfilata del 31 di ottobre del 1922, a quale Mussolini non prende parte, cose più serie da fare, va al Ministero dell'Interno, va al Ministero degli Esteri, eccetera, e lascia che i militi sfilino e si tolgano dai piedi con 45 premi organizzati tempestivamente dal governo, perché se ne vadano subito da Roma per essere tutti. Quella sfilata, preceduta dalla banca musicale della città e che parte dalla Piazza del Popolo e dalla Piazza Venezia, ci sono sull'altare delle parte schierati i parlamentari del Partito Nazionalista che si appropriano di una cosa, appunto della memoria, ma soprattutto certo del memoria, anche sulla immagine delle forze armate. Mentre Diaz e Taon, direbbe ricordato, sono invece a fianco della re sul balcone del Quirinale. Ecco le due epitafi. E questa lotta contro l'immagine vera delle forze armate ha molte fasi e qui concludo. Anzitutto quella sciagurata della politica di Francesco Saverio Nitti, il quale affrettò la conclusione dell'inchiesta su Caporetto e ne volle subito la comunicazione. L'inchiesta su Caporetto è uno degli atti più infami compiuti dalla politica italiana contro il ruolo delle forze armate, perché lì vennero messi sotto accusa Cadorna, Porro, naturalmente Capello, eccetera, eccetera, tutti gli altri comandi. Di Capello la cosa più delicata dice che era un macellaio, cito testualmente, di Cadorna che era un egocentrico in Cadorna, mentre Cadorna è grande artefice della trasformazione delle forze armate. Senza Cadorna Diaz non sarebbe andato da nessuna parte. Diaz è semplicemente il continuatore della politica di Cadorna, anche nei suoi aspetti più crudi, comprese quindi quando era necessario esecuzioni, eccetera, eccetera. Quello era la disciplina militare, era quella. Diaz assume il comando il 9 novembre, quando bisogna ricostruire, che lo fa con i metodi che erano necessari. Ma che cosa ottiene? Di mettere la parola fine alla riabilitazione dei militari per poter ricordare il mondo, ed è quanto fa Mussolini negli anni seguenti, per cui solo più tardi si arriverà alla concessione di riconoscimenti a un uomo appunto come Cadorna e a altre figure eminenti, mentre alcuni, come l'infelice Capello, verrà condannato a 30 anni di reclusione, tre dei quali di massimo. Ecco, credo che quando si faccia poi un bilancio della Grande Guerra bisogna tenere conto di questi risultati palesemente contrastanti con le aspirazioni precedenti, e cioè si vinse sul terreno militare, ma dal punto di vista della politica estera, politica interna e del rapporto con Sanchez si è ancora a una serie di sconfitte che aiutano a capire la debolezza dell'Italia degli anni dal 1938 al 1945 e a quelli difficilissimi della rivoluzione.
Falullo con il nostro grande vantaggio. Consegnerò poi in Bologna quanti gradiscano. In modo molto sintetico non posso che ringraziare di questo onore
bene, posso solo ribadire che cerco di continuare a fare il mio lavoro al meglio, cioè cercare di concorrere alla ricostruzione della autentica storia di arte, di cui peraltro questa scuola è veramente una lista, forma alle armi e alla vita. Grazie. Grazie Presidente. In questo modo i lavori sono chiusi.